più possiamo permetterci di andare a mangiare la sera al ristorante, più possiamo permetterci di comprarci le mutande. Chi è? Foglia dice: ho perso i conti, quanti giorni siamo in diretta. Te lo posso dire io con grande esattezza, te lo potrebbe dire anche il nostro Kill Bill del team contabili, comici, avvocati, fantasisti e creativi. Ma te lo dico io. Noi siamo in diretta esattamente da giovedì alle ore 23:30. E quindi, signori miei, esattamente siamo in diretta da 60 e passa ore. Quindi siamo a metà. Perché qualcuno sta già esultando, dice: ok, tutto a posto, il record ce l'abbiamo in tasca. E saluto anche Pasquale Tasca. Ma invece no. Il record, signori, va conquistato, va vaffanculo! Vaffanculo! Perché mi dici il tuo messaggio in verifica da parte dei moderatori? Foglia, perché evidentemente il tuo messaggio sta passando i filtri, sta passando il metal detector dei nostri moderatori che stanno controllando se tu non ti nascondi della droga dentro al culo, perché in questa chat, ragazzi, parecchi di loro nascondono delle sostanze stupefacenti dentro all'ano, vengono qui in diretta e poi cosa fanno? Spacciano sigarette mai spente qui sulla chat. E non va bene, questo non va bene. Quindi da oggi in poi ci saranno dei controlli efferati per quanto riguarda le persone che entrano in chat. Non è più, ragazzi, non è più l'epoca che entravate in chat e facevate il porco cazzo che vi pareva, ma oggi abbiamo bandito. Ah, Foglia ha superato i controlli, tutto a posto. Foglia ha superato i controlli, si è pulito, quindi puoi passare, puoi venire. Ci sono dei controlli ferrati quasi in chat, ragazzi. Purtroppo dopo gli attentati a Crispano e a Pollena Trocchia, ci stiamo guardando bene dal fare entrare delle persone poco sospette in questa chat. Quindi da oggi poi. Allora, intanto mi ha scritto qualcuno sul gruppo Telegram che vuole entrare. Mi ha scritto qualcuno su Telegram che vuole entrare sul gruppo Telegram. E io lo faccio entrare subito, senza manco battere ciglio. Ah, lo faccio entrare subito. Angelo. Angelo, però l'unica cosa, prima di entrare nel gruppo devi mettere tra parentesi dat bop, altrimenti non ti faccio entrare. Sennò veramente è una regola che noi facciamo. Perché non puoi entrare col nome Angelo, se no non ti riconosciamo. Lo so che tu ti chiami Angelo perché sei un angelo, ma io sono un diavolo e su queste cose non transigo, perché io sentivo sempre le canzoni dei Blue Vertigo. È normale che passo e controllo, e che passa e controllo. Frate, io faccio parte dello Stato, parole forti di Foglia, che con la lingua si arravoglia. Allora. 1, 2, 3, non si muove una foglia. Allora, signori, io penso che è arrivato il momento, eh. Non volevo fare una doccia, ma non la faccio più, la faccio dopo. La faccio dopo perché io sono un topo. Io credo che sia arrivato il momento di giocare il mondiale, ragazzi. Perché io sono gasato e ho promesso che questo mondiale l'avrei vinto. Quindi, ragazzi, bando alle ciance. Ma la maratona ha un limite massimo o solo se smettono di sub e donazioni? Sì. Ovviamente ha un limite e anche se smettono di donare sub. È una maratona che si alimenta con le donazioni e con le sub. Mamma butti in da su pub, direi io. Però ha un limite. Il nostro limite è il nostro limite è la nostra mente. Non è vero, il nostro limite è 106 ore perché deteniamo un record di maratona personale di 105 ore. Andrea, mi devi scrivere sul mio contatto Telegram, che devi scrivere chiocciola Cerrone su Telegram, esce una foto di uno con gli occhiali, mi scrivi in privato, ti metti il nome su Telegram Andread 121 e ti mando l'invito. Ragazzi, è il momento del mondiale, basta con le ciance. Ora metto il mondiale perché devo vincere un mondiale. Ho un mondiale da vincere, ragazzi, e basta. E zitti. E zitti tutti, eh? E zitti tutti quanti, brutti cani. Allora, ho un mondiale da vincere, ora passiamo alle cose serie.
magari a vincere. Quello che potremmo fare io e te, Nacciamarone, non l'ho detto a nessuno, non l'ho detto a nessuno. Quello che potremmo fare io e te, non lo puoi neanche immaginare. Ma potevo voluto un sacco a cappicino. No, ho sbagliato. Mannaggia la Madonna. Ho sbagliato, ho sbagliato. Non ho messo l'inquadratura. Ora ricomincia la diatriba per accendere la lampada verde. No, l'unico sbaglio che ho fatto è che non ho messo l'inquadratura. Quindi devo togliere un'altra volta le lampade verdi. Nessuno, ora mi sto grattando il culo. Quello che potremmo fare io e te. Purtroppo la diatriba è iniziata perché ora devo mettere la ragazzi, la cosa più difficile del mondo. Qua. Mo' che cosa andrò a fare? Lo dico perché ora vedi qua dietro. Io devo togliere quella spina di sfacimma, quella cazzo di presa US, quella rossa, vedi? La devo togliere e la devo rimettere. Mo' dice, ma che c'ho? A togliere e a rimettere. Poi ditemi una cosa, spiegatemi. Perché la televisione fa così quando faccio queste magagne? Poi se stacco la HDMI e la rimetto, all'improvviso si vede un'altra volta la televisione col computer. Il miracolo. Io mangio questa cosa qua e non la so fare. Aspetta. Mo si astimo tutti i santi qua. E qua non la so inserire. È proprio una cosa che non so fare. Guarda, non la so fare. Amo venuto di fare. Amo venuto di fare! Non la so fare. Non la so fare più. Non entra. Non entra più! Ah, voglio. Non è cosa per me. Non è cosa per me. Ragazzi, ho perso pure la cosa qua, non so se sono in diretta. Ho perso l'inquadratura. Questa è una tragedia, ma quando stacco quella spina è una tragedia, fra. Voi ridete, ma io proprio non so mettere più. Non so mettere più quella spina là dietro, voglio. È più forte di me, fra. È più forte di me, non so mettere più quella spina là dietro. Guarda, non la so mettere più. Mannaggia, ma come mi fa ingazzare sta cosa a me? Come mi fa partire i nervi a me, guarda. Non la so fare più. Aspetteremo Flora, io non la so mettere più, proprio non la so mettere più. Mannaggia Dio! Ma perché non lo... Non sbaglio, perché Gesù è smalato? Ma ha luato questo superpotere, ma ha luato questo superpotere Gesù Cristo, perché mi ha luato questo superpotere, perché me l'ha luato Gesù Cristo? Ha già messo la torcia, ha già messo la torcia, non lo so fare, non lo so fare, aiutato, aiutato, non so ce fare. Non ci... Ah! L'ho messo, mannaggia Maronna, l'ho messo. L'ho messo finalmente. C'è voluta la torcia, c'è voluta. Maronna, come la confrego quando già fa questa operazione? La auto facevo con l'occhio chiuso. Non lo so fare più. Come la confrego, fra? Come mi stressa sta cosa, mi fa perdere tutte le energie. Ah, aspetta un attimo, fammi spostare le scene. Maronna stanca. No, c'ho l'orzaiola. Ragazzi, assistete a questa cosa, dai. Assistete a questo spostamento di scena che non so fare. Assistete tutti. Dopo lo devo spostare in quest'altro schermo. Mannaggia Maronna Gesù. Che la puttana, quella puttana che ce l'ha con me. Ce l'ho fatta. L'ho spostato all'altro schermo. La puttana ce l'avevo con me, aspetta.
Spostati! Mannaggia! Spostati! Mannaggia, mannaggia! Mannaggia, mannaggia, mannaggia! Chi lo buchino lo regalo, se mi regalano un tappetino! Se non mi regalate un tappetino immediatamente! Guarda che già fa, guarda che già fa! Spostati! E si è spostati, eh! Mamma mia, che ce l'ho! Mamma mia, che ce l'ho! Come c'ho la manetti ogni volta, mamma mia! Mamma mia, che c'ho la manetti! Allora! Vabbè, qui Claudio Arpaia, oh, che diverso, Claudio Arpaia. Allora, non so se hai seguito stamattina, una mattinata bella, eh? Allora, scena desktop, no, scena giochi, il gatto. Ah, non vi abbonate a questo canale, non lo vedete che chi stanno puzzati di fame e tenete più su nella capilla, parole forti. Allora, ecco qua, ci siamo, zitti tutti, ci siamo, il mondiale è lì. Dobbiamo mettere solo il joystick e avviare la procedura. Ah, hai seguito? Fino alla grande donazione? Ma deve essere un meglio allora. Deve essere un meglio che... Perché deve essere un meglio? Ti sei messo un freestyle e un ritorno di Cerrone al flow. Clamoroso. Clamoroso. Cerrone è ritornato al flow. Aspetta, sono il joystick. Cerrone è ritornato al flow. Arpaia, ti metto il flub, eh? Si è, aia, si è messo il flub. Ah. Ti sei messo il flub. Vogliamo la coppa. Vogliamo la coppa. Signori, oggi c'è noi vi porta finalmente alla coppa. Vi porta finalmente alla coppa, signori. Ah. Ti sei messo il flub. Dove sono i problemi tecnici? Perché mo non te li pezzi proprio. Hai visto che... Oh, yeah. Ragazzi tutti quanti coi problemi di che on. E siamo tutto quando sembra un coppa TikTok. E tutto quando vestimo e vestite farlock. E stamattina mangia cattata nuchile stock. Oh frate. Piglio cazzo in culo e scudule, yeah, saluto pure Mariule e saluto pure Claudio Arpaia. Questo flow per te è una mannaia. Io saluto le cotolette aia. Oh yeah, oh come on. E a ieri sera mi è morto a nonna. Oh yeah, stiamo a cavallo. Piglio su cazzo in culo caballo. Oh yeah, fratemi sciocciò, fratemi sciocciette. Piglio su cazzo, passa diretta. Oh. Allora, signori, ditemi solo una cosa. Ok. La musica è troppo alta del gioco. Fatemi sapere questa cosa, eh. Fatemi sapere questa cosa. Il cappello lavato di Frola è il top, e lo so. Magari funziona il joystick. Ah, ecco, il joystick funziona. Abbassa un pochino. È un po' difficile abbassare un po' la musica, perché non posso comandare il joystick di là. Il mouse. Purtroppo non posso abbassare la musica. Vabbè, tanto mo giochiamo e andiamo nel gioco, quindi non la sentirete così tanto. Ah, yeah, frate. Overheat su gioco si chiama Donkey Kong. Frate, ma lo sai, Enzo Dong. Overheat su gioco si chiama Dune. Frate, le tue lacune. Oh, lo chiamate, lo vedete questo gioco? Si chiama Galaxy Blast. Non lo vedete questo gioco? Ma ci mangia ancora pasta. Oh, andiamo a beccare Sensible Soccer. Eccolo qui. Oh. Dove sta? Eccolo qua. Aggiri Master Pop a torcia appicciata, mannaccia Maron che langurunata, caso consuma tutta batteria, è roba. Allora, ci siamo. Chiuderei un po' le persiane, ma lascia stare. Potrei giocare anche col favore del sole. Categoria. Sì, bravo, felice, bravo. Bravo. Categoria retro. Categoria Sensible Soccer, in realtà. Allora, gestore streaming, categoria. Ragazzi, devo vincere il mondiale. Sensible.
Soccer. Ah, non mi è uscito. Sensible. Mannaggia, Maroni, il mommo mi è uscito la categoria. E dai! E non mi prendete per il culo! Ok, ho messo la categoria. Sì, si scommette ovviamente. Si scommette. Superstar hero. Come Felice, non posso abbassare la voce, mi dispiace. Perché non lo posso fare più. Allora, World Cup. Mi prendo la Colombia, scusami, la Brasile. Faccio il mondiale. Allora, D-Sense, in che senso vuoi partecipare alla diretta? Non ho capito. Allora, ragazzi, io la voce non la posso abbassare più, ok? Quindi ora ditemi una cosa. Chi si occuperà di prendere i risultati esatti? Chi si occuperà di fare la classifica? Chi si occuperà di fare, di aprire le scommesse e di di aprire le scommesse e di chiuderle? Chi si occuperà? Classifica si occupa Guidus, ok? Ora non so se c'è Improta che si può occupare dei risultati esatti. Fatemelo sapere perché, ragazzi miei, dobbiamo fare questo mondiale e dobbiamo anche vincerlo. Ora però, Dominic dice, inutile che la coppola non sei Yashin, sei solo un dittatore. Voglio venire in video con te, dice Dissens. Dissens, in video con me non puoi venire, mi dispiace tanto, ma non è prevista questa cosa. Allora, ci sta Improta? Fatemi sapere se c'è Improta. Dai, Improta c'era. Vittoria mondiale di Cerone quotata a 100 euro. Ugaz, ragazzi, col cazzo. Allora, mi dispiace che non posso abbassare la voce, ragazzi, del gioco. Se lo devo fare, devo chiudere il gioco e lo devo riaprire. Lo faccio? Se vuoi te lo faccio, non ci metto niente, per carità. Disse già pronto col pesce da fuori. L'ho pensato pure io, Kirby. Ormai pensiamo le stesse cose. Subito si pensa a queste cose. Ragazzi, ve lo ripeto: se volete che abbasso la voce del gioco, lo faccio. Però devo staccare un attimo. Perché l'unica cosa, il gatto non si spegne, si stacca. Scusa, il rap sberi. Fatemi sapere, dai. Fabbri ci sono. Ok, Improta ci sta. Ora, Improta si segna i risultati. Io devo. Ve lo ripeto ancora, volete che stacco la voce? Abbasso la voce, lo posso fare, ma devo staccare un attimo ho questa canzone, ve la potete subire. Se la canzone è troppo alta, io vi cancello, ditemelo voi, perché siete voi che vedete la diretta. Io da qui posso abbassare la voce della televisione, non la sento più questa. Fatemelo sapere, eh. No, è bella, ok. Dato che ci dice che è bella. Allora, signori, ci siamo. Mentre ci vai da Pathos, mentre ci prepariamo, caffè e sigaretta. Allora, questo gioco si chiama Indovina il risultato. Fatemi sapere quanti di voi siete in chat. Il gioco consiste nell'indovinare quanti più risultati esatti nel momento in cui J. Killua apre le scommesse. Si vincono 5 euro di buono Amazon. Si vincono 5 euro di buono Amazon a chi indovina più risultati esatti. Ogni risultato io darò dei punti e chi vince, vince 5 euro. Ok? Ok? Sì, Pasquale, si vincono 5 euro. A chi indovina più risultati vince 5 euro. Sì, Dominic, dopo lo facciamo. Lo facciamo questo pomeriggio, facciamo mondiale e poi proviamo i gioconi online. I gioconi online. Ora ditemi una cosa. Ciao Dexter, la luce vi piace o chiudo le persiane? Ditemelo voi, eh. A me un po' di sole mi fa piacere, però ditemi voi.
No, ma visto che a me me ne deve ancora 12, come facciamo a scalare dopo, ad assommare? Pasquale dice, ho un debito di 12 euro con Pasquale che mi ha fatto vincere al banco con il gioco dei pacchi. Segno e ogni tanto lo spammo, i giochi da... Sì, bravissimo, Dominic, che dopo lo dobbiamo fare. Allora, quando in prota è pronto, siamo pronti tutti, ok? Il nostro girone intanto è il girone quello là del Camerun, della Russia e della Svezia. Marco, buongiorno, come procede? Chi ha donato? Allora, ha donato Darski su tutti. Il maggior donatore è stato Darski con 100 euro, approfittando di un per due che gli ho fatto soltanto a lui singolarmente. Poi ha donato tantissimo, mannaggia Adrian, poi Mary Esposito, Metal Master e altri tanti. No, i russi sono la prima partita, quindi la prima partita sarà sicuramente, e poi abbiamo 220 minuti di recupero. Vado a prendere una birra e ci sono, forza Embrota. Sulle luci nessuno mi ha risposto, quindi per tacito assenso io credo che le luci vanno bene e non devo chiudere la finestra. Poi ditemi voi, Girone facile si vince. Lascia stare, perché questo girone, la prima partita con la Russia è una partita che potrei perdere. Però Sky Sport, Cerrone, chi pensi che sia la favorita e può dare spettacolo a questi mondiali? Allora, rispondo a Titone. Ovviamente la favorita di questo mondiale è sicuramente la Romania, la squadra una molto tosta. Poi ci metterei la Colombia e ci metterei anche l'Argentina, perché l'Argentina vince un mondiale così, senza saper leggere né scrivere. Però questa volta ci metterei anche i miei ragazzi del Brasile, che vogliono giocare bene, vogliono uscire vincitori da questo mondiale. Dopo due mondiali falliti, con grande delusione, questa volta ci impegneremo affinché possiamo arrivare più lontano possibile. E se arrivassimo in semifinale, noi crediamo di vincerlo questo mondiale. Ok Dominic, dopo ti voglio caldo, perché questi giochi li dobbiamo provare anche gratuiti all'inizio, e poi dopo ci buttiamo sulla... Aspettiamo solo conferma di Improta per iniziare e ci godiamo questa sigaretta. Va bene Improta, te lo concedo. Allora questo gioco lo possono fare solo i sub. Jason dice, sei molto Marcello Lippi ora. Mi dite che fine ha fatto Marcello Lippi? Ancora in Cina? Quasi a buscare secondo me 200 miliard. Possono partecipare solo i sub, perché in prota segna i numeri ed è giusto così. Il Killua spunta la strategia di marketing. Che ne pensi del nuovo allenatore Don Fischer? Dal giornale mettere un mobile è pericoloso. Io penso che Don Fischer ha molta esperienza, perché è un allenatore che si butta di testa in tutte le avventure e devo dire che su tutte le panchine che è stato ha sempre buttato il sangue, quindi respect per Don Fischer. Facci vedere se la prima è in casa o fuori. Ok, quale sarà la coppia vicino a Bebeto? Ti affidi a Romario? Allora, casomai vicino a Romario, perché Romario è titolare inamovibile. La Colombia, eccole qua, la prima partita vede di fronte la Colombia e la Romania, le due squadre più ostiche di questo torneo. La Colombia la spunta, l'avevo detto che la Colombia era forte. Mi raccomando, scrivete solo il risultato esatto senza squadra. E il risultato deve essere, se fosse Russia-Brasile, dovete scrivere risultato chiaro. Se la Russia, per esempio, volete scrivere 1-0 per la Russia, dovete scrivere 1-0. Se volete scrivere 1-0 per il Brasile, dovete scrivere 0-1. È chiaro, voglio, non fate errori, se no ogni errore non sarà... questa chat non ammette ignoranza. Russia-Brasile, primo match, vai. In prota, è lui che apre le scommesse. Lui deve scrivere, le scommesse sono aperte. Solo quando lo scrive lui dovete scrivere i vostri risultati. Eccolo, scommesse aperte. Mi sto concentrando ragazzi, devo vincere.
Vedo che c'è molta fiducia sulla vittoria della Russia. Mi fa piacere che così mi spronate. Non credete in me, fate bene, perché la Russia è una squadra fortissima. Ma questa volta la Russia partecipano solo i sub, vi ricordo, eh. Quindi sabbatevi gratis con Amazon Prime se volete partecipare, o fatevi il mese gratis con Prime. Non vi costa nulla, non vi costa nulla. Mi dispiace per Mario Garofalo, però. Se qualcuno di voi regalasse l'abbonamento a Mario Garofalo, anzi a Mario Garofalo glielo regalo io, perché Mario Garofalo merita. Vieni Mario, vieni. Scrivi in chat un attimo. Mario è uno di noi. Allo sta Mario. Mario, scrivi. Scrivi di nuovo Mario, perché ho appena aperto la chat qua. Eccolo qua Garofalo. Vai Mario, sei abbonato? Fai un attimo. Fai scrivere il risultato a Mario, che. Thank you for subscribing in my channel. Fai scrivere il risultato a Mario. Maurizio, and thank you very much. 230 di recupero. Grazie a te Mario, che sei sempre un grande fedele, sei sempre qui con noi fino alla notte dei tempi. Fate scommettere Mario e poi, ecco, Mario ha dato il suo risultato, si può iniziare. Ragazzi, io sostituisco subito Taffarel, perché mi ha rotto il cazzo. Questo mondiale me lo faccio con Ronaldo a porta. E poi Ronaldo lo faccio entrare nel secondo tempo subito. 86 spettatori. Allora, se vogliamo fare un piccolo sondaggio, facciamo Ronaldo dal primo minuto o Ronaldo in panchina. Sondaggio, se qualcuno se la sente, facciamo un sondaggio di un minuto. Mario Garofalo, pochi ricordano il suo grande esordio a Positivo. Mario è uno di noi, ragazzi, è Mario merita. Fate un rapido sondaggio se potete, moderatori. Mario sabato onorem. Ronaldo in porta già l'ho messo. Ma Ronaldo è un portiere. Avete fatto il sondaggio, sì o no? No. Grazie ai moderatori sempre pronti. Ok, si gioca con Bebeto all'inizio e Ronaldo nel secondo tempo. Vai, si inizia ragazzi, Russia-Brasile. Non ho mai vinto questa partita, mai. Mai. Sempre celeri i moderatori. Gioco col bacco. Mi mimetizzo tra le file russe col mio colbacco.
Non mancano mai sfottò per l'Italia. Ah! 1-0 per la Russia, vai giù. Un tiro in porta, un gol. Entra Ronaldo. Gol a freddo di questi bastardi al secondo minuto. Entra Ronaldo. Per acciuffare il pareggio. Vai Ronaldo, Bebeto basta, eh. Finita come. Signori, vi prego, devo riacciuffare questo pareggio. Non posso perdere. Non voglio perdere. Vai Ronaldo. Lancio lungo Ronaldo! Mamma mia, Ronaldo! Pericoloso! Subito. Vai, vai, vai. Riacciuffiamo questo pareggio, eh. Riacciuffiamo questo pareggio, sangue chi tem vuort. Vai, Roni. Vai, vai. Comunque il portiere mi piace, Ronaldo a porto. Ah. A centrocampo che manca. Manca un po' di energia a centrocampo. Ah, a centrocampo manca. Vai Ronaldo! No! No! Angolo! Dai, 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 dai! No! Ma vaffanculo però vaffanculo però. E però vaffanculo però. Tacca. Ma vaffanculo, due tiri a porta, si scema. Ma che è, due tiri a porta, ma che ci facciamo? Hanno fatto due tiri e mezzo, due tiri, due. Attacca, va. Ma vaffanculo, va. Sta facendo Russia, ma ha fatto un buchino, ma ha fatto. Ma ha fatto un buchino sta Russia e merda. Ma che maronna, ma due tiri e merda. Mannaccia maronna. Ma come si fa a perdere? Gli ha pigliato sta bullette? Ma perdo sempre con questa Russia, ma come si fa a fare? Ma per la bestia nera, proprio, per la bestia nera. Andrea, il nuovo abbonato? Ma che hanno fatto si ricetire, hanno fatto ritiri in merda. Ma vedi, non c'è filtro a metà campo. Chilurain, bam, 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 quazzi, Chilurain. Solo Andrea ha preso? Ma che sfacci? Bolivia-Germania, la pezza a Bolivia. Ok, vai. Classifica un punto Andrea e il resto tutti a zero. Mi devo rifare. Mi devo rifare, mannaggia Maronna. 92 spettatori per questo mondiale, dai. Mi devo rifare, voglio seconda partita, dai. Deciso, deciso e decisivo. Faccio Ronaldo dal primo minuto, eh. Camerun-Brasile. Vai, Camerun-Brasile, vai. Quando J. Killua apre le scommesse, iniziate a scommettere.
Mannacciucaz. Ma spie. Vediamo. Sì, sì, tutto a posto a te. Adesso gioca un attimo mondiale. No, amo, vai tranquillo, devo qua. No, andiamo qua. Amo, state un po', qua, quindi tengo veramente fame, ma ci metto di scuola di rimuovi. Teniamo un po' che voglio luci, eh. No, amo, state veramente, sono pazziato. Il verso 5 sicuro, ah, il 5 e 5, mi dai quando vuoi, non ti preoccupare. Veramente, non ti preoccupare, l'unica cosa che ero quando viene, magari mi faccio una dolce, capito? Ma sta, amore, che va, mo si chiude, già te ne vieni, sta. È stato, quando mai, sto tranquillo qua, va, tengo fame. Ma tengo fame, non c'ho fame, amore, veramente, sono paziente. Lo giuro, va. Basta che quando porta roba porta proprio bella carica, poi non c'è. Poi stiamo a posto, eh. Va pure, mi ha stato con il suo paziente, è stato veramente. Ah boh, e già. Ci siamo? Allora, fatemi sapere quando siete pronti. Camerun Brasile, dai. Ronaldo dal primo minuto. Camerun non è una squadra proprio fortissima, però si può mai sapere. Ieri ho vinto 4-3. Vabbè. Nacciamarone. Scommesse chiuse. Suoniamo la carica per i leoni del Camerun, sto figlio di bucchino. Allora, no, ho detto Flora statti perché mi dispiace, io sta a casa, mo sta a casa della mamma, sta tutti i parenti, viene a capo perché si mette paura che io tengo fame, ma io non tengo fame. Allora, dai che si gioca, dai. Ora Mario in panchina, buia, ma sta apposta, ci paiate a mettere. Mannaggia Maron. Vai, vai, si gioca. Vabbè. Questa vale 2 punti. Vale 2 punti. Chi indovina il risultato vince 2 punti. Ah. Da ritornare che al momento di decidere chi deve prendere i risultati vige un silenzio e omertà in chat che hanno pensare ci siano 3 spettatori. Appena si propone in prota spuntano 170 scommettitori tutti insieme. È incredibile sta cosa, è vero. Cominciamo che cazzo. Ronaldo, vai! Vai Ronaldo! Ronaldo, fattore vispo. Ho stesso gol, dai! Ma fanno sempre gli stessi gol da sto gioco e merda! Fanno sempre gli stessi tiri e merda! Ma vaffanculo! Ho stesso gol, dai! Ho stesso gol e merda, dai! Ho stesso gol e merda! Ho spongerin da porta a sto scemo! Fanno sempre gli stessi gol, fanno! Fanno sempre gli stessi gol e merda, si fallite! Si fa lì di merda. Si fa lì di merda. Guarda chi sarà. Vabbè, guarda su portiere. Guarda su portiere la mano dove allora. Vabbè, la voglio però. Ma non si può pazzia così. Tu ci facci il mio Bob Fire. Che sei? Pisso pallone. Vabbè, voglio massarmi qua. No, no. Massarmi qua. No, no. Massarmi un mio pazziano. Urimo pazziano! Stiamo facendo figure e merda in questo mondiale, uomo e me! Mannaggia, ma non di chi l'ha... O passa! Ma voglio stiamo giocando che è morti, ah! Ma sta a posto! Ma tutto a posto, ah! Voglio stiamo giocando che... Ma Rona, faccio... Andiamo Rona, ma che sto si tira! Ma quando si... Ah, va buia! Poi si mette pure questo arbitro e merda. Probabilmente i vicini credono che sia tifoso della Fiorentina che pareggia col Genoa. No! No! Ma quando mai si è visto che uno piglia una punizione e fa... va boia, ma è da fanculo.
Vai ad affangulo! Vai ad affangulo! Guarda chi si, quando contro a chi si ammio qua, quando contro a chi si ammio qua, quando contro a chi si ammio per den, con le morte, guarda qua, va. Guarda qui, beh vabbè, ma non si può perdere a questo secondo a chi si, ma non si può perdere, non si può perdere così, dai ragazzi. 2-0 questi scemi, non si può perdere. Yeah, ma come si fa? Ma Bob fai la sicciata proprio, ma come si fa? Non ho mai perso qua. Mai perso col Camerun. Non ho mai perso col Camerun, mai. Mai. No, yeah, ma non si può fare. Non si può perdere. No, ma in pozzo perdere. Ma già concentrò. E diamo passò. Ah, mancano. Ma che. Ma vabbè, è uscita la scienza. E ma. Ma da chi lo come mi ha recuperato? Oh! Ah boh, su gioco sta accusando, yeah. Su gioco sta in frevia, yeah. Su gioco sta in frevia, yeah. Su gioco sta in frevia, yeah. È finito. Su gioco sta in frevia, yeah. Su gioco sta in frevia, yeah. Allora Abbo, è portiere o Camerun? Mi è uscito il portiere o Camerun? Vai giù! È uscito una da struzzata, eh? O portiere o Camerun? È uscito una da scivita da su giochi, eh? Una da infravagliata! Abbo, è la sesigna! Ronaldo cansava contro la chiù pallone, abbo, eh? Abbo, ma sta a posto! Ma vaffanculo, va! Ma vaffanculo! Ma in aggi mai pezzi 3-0 con Camerun. Abbo, ma come ho gioco sta in frevo, voglio, è chiaro. Io non ho mai perso 3-0 con Camerun, mai, mai, mai. Pensa che non ha pigliato nessuno, eh? Guarda, chi te è morto? Ma che chi te è morto? Guarda, Bob Fire, mamma, frate, non ci faccio commettere più a Bob Fire. Qua ma già vincere per forza contro la Svezia e a giocare pure si mi qualifica. Qua non ne avevo mai perso due partite ai primi delle prime del mondiale, mai, mai, mai. Ma come vuoi in me? Mi posso qualificare solo se vinco e se mi ripescano come migliore terza. Solo che si posso fare. Qua mondiale è cominciato malissimo. Ha già fatto la Taffarel. No. Io rimango corrente fino alla fine. Brasile e Svezia, scommettete. Aspettate J. Killua che apre le scommesse. Ma che chi è morto, però. Scommesse aperte. La difficoltà, io ho messo la stessa difficoltà di ieri. Forse mangiare l'uva a pelo. Forse è il cappello che mi porta secce. Vediamo. Qua tu quante casi ho con la vittoria della Svezia. Ma la ne mi rinzuarate zuarate. Rinzuarate zuarate. Ah. Rinzuarate zuarate. Sti quattro zuarate. Sti quattro zuarate. Valgono solo le scommesse dei sub, ovviamente. Pensuarate. Mannaggia, cazzo, demonio. Non faccio più. Ronaldo entra in secondo tempo, eh.
A chi le bebe ce la fa, però? Faccio con Ronaldo, eh? Faccio da segnato, no, faccio da segnato a Raffaele, eh? Prima che su chi se ne è buono. Allora, Ronaldo ti torà, ti torà. Mo faccio con Romario, posto il Ronaldo, prima che succede. Uffa. No, Valerio, ma non è possibile, io sono in forma. Ah, ho sbagliato tattica, ho tutto modo di Shalex. Wow, ho sbagliato tattica, perciò era qua con 5-3-2. Wow, e tu modo di esce. Metti a Mazzinho, o metti a Mazzinho posto i Rai, perché Rai in Banuaz. Qua che facciamo? E Alex però. Anzi, faccio una pazzari, metto a mo 0 posto i Mazzinho, state zitto, sa? Faccio una pazzari. Faccio una pazzari. Se mi sbaglio, mo 0 è uno velocissimo. Paolo si chiama Sensible Soccer, un gioco vecchio, Qua giù invece 4 ne piglia 5 perché ha cambiato modulo, sì. Modulo cambiato, scommesse chiuse, molto scorretto, calo per... Ah, ci sono 5-3-2, ma tu che vuoi? Scommesse chiuse? Sono chiuse? Confermi? Uomo, io ho sbagliato tattica, perciò, però ragazzi me lo dovete dire queste cose. Mo' vi sfungo proprio. Mo' vi sfungo proprio. Ciao Tommy. No, vai giù, ma che è? Esiste proprio, eh. Qua ieri facette una partita spettacolare. Morim si è forte, ma zio, mozzi, un cazzo. Guarda Ronald, sei in forma. Bel tiki-taka. Ma chi se lo tira a porto segnere subito su. Ma non si può giocare su gioco. Ma non si può giocare a su gioco. Non si può giocare. Non si può giocare che con la primo minuto. Non la segno primo minuto. Perché mi fanno disporre tutta la sfaccimera e vado. Non posso segnare così. Non posso segnare al primo minuto. Non è giusto. Io non segno primo minuto. Com'è loro. Ehi, va pigliato pure palo. Mannaccia Maron. Utile. Ma che è? Mo' di sfondo! Mia, ma che è? Ti dà un bocca a mamma. Madonna. Oh! Mamma mia, sta in forma Romario. Voglio a vincere è difficile, mo'. No. Penso che cagate lo fa. Chi lo centrocampo e che scarsi. Rona! Vai Rona! Vai Rona, mamma mia! Potrei ancora recuperare. Da chi si? Chi non so buono però. Mai visto un Brasile eliminato a 0 punti. Mai. Mai, ovvero mai si è visto. Ha già costruito. Ha già costruito. Ah, che cazzo! Devo costruire. Ha già costruito l'azione, devo provare a giocare. Mannaccia Maron, ma che vergogna su Brasile, oh. Che vergogna. Chi sta prendendo? Bocca a chi è morto, crediamoci, crediamoci. Credici! Credici, credici, credici! Credici, Cerro, credici, credici! Credici! Oh! Fallo!
fallo, ma non però arbitro. Mannaggia Ronaldo Vergine. Fermalo! Costruisci, c'è lui. Costruisci! Ma che facci, Romario? Qua se ne cade Mugnane, sì. Se ne cade Mugnane. Mannaggia, Madonna, mannaggia! Ruba! Ruba! Man. Mamma mia! No, Madonna, signori, mamma mia, vittoria! Signori, che vittoria! Il Brasile vi acciuffa il mondiale con rigore al 90°! Signori, la storia! No, non è finita! Via, signori! La storia! La storia! Il Brasile ci crede! Il Brasile al 90°! Ronaldo al 90°! Romario ci crede! Mamma mia, chi l'ha pigliata sta bullette? Stefano Caligiuri l'ha pigliata! Mamma mia, signori! Nessuno ci credeva a Cerrone! Nessuno! Nessuno ci credeva, nessuno! E Cerrone proprio in quei momenti, quando nessuno ci crede, dimostra quanto vale. Sempre! Sempre! Pensavate che ero un allenatore finito, eh? Pensavate. A rossa che lo sporche Bob Fire. A rossa che lo sporche Bob Fire. Ci qualificheremo come migliore terza. Ve lo dico io. Ci qualificheremo come migliore terza. Chi ha pigliato a Bullet? L'Apos ha pigliato. Grande Domenico che crede in me. Grande Domenico che crede in me. Che vittoria sudata. Il Brasile sotto di 1-0 con un piede fuori dal mondiale. Ma che già baramo, ti sputo in faccia. Adesso. Mamma mia, signori. Classifica Andrea 2 punti. Felice Valerio Patume e Stefano Calgiuri 1 punto. Ugaz 0 a 3, mamma mia. Vediamo se ci qualifichiamo, ragazzi. Questo è importante, mo capite. Se ci qualifichiamo come migliore terza, non lo so, però, eh. Non lo so, ragazzi. Pregate per me. Non lo so. Come migliore terza, non lo so. Non lo so, voglio. Germania-Brasile! Mamma mia, ci siamo qualificati! Germania-Brasile, sigaretta! Ci siamo qualificati contro i crucchi! Mamma mia, signori, questa è una qualificazione storica! 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 Mamma mia! Storica! Storica! Storica, mamma mia! Non date risultati finché non apre le... Scommesse aperte, scommesse aperte. Dunga è espulso addirittura. Mazzigno. Sigaretta. Madonna, tengo accendito, tu guai.
Adesso sta bomba fire. Mamma mia, voglio. Provere il 3-5-2. No, non posso giocare contro i difensori. Chi l'ha detto questo 3-5-2? Non posso giocare. Hai visto quando ho cambiato tattica? Alex, se me l'avessi detto prima, non stavamo a tergiversare. Comunque ci beccata la Germania. Paolo, mancano pure a me. Il tuo secondo tecnico. Sì, Alex avrà il mio secondo tecnico. Lo assumo oggi. Perché la ricetta Maradona... L'idea che nessuno mi aveva dato. Mamma mia, fra. Ciao Gianluca, grande. Grazie Gianluca, grazie. Rivaldo, a chi Rivaldo ci sta bocca? Panchina cortissima a questo mondiale. Gianluca è stato Dashki. Ha dato 100 euro con un mitico per due personalizzabile. Che tanto un Fischer in attacco. 5-2-3. No, il centrocampo c'è debole. Sì, funzionano, mamma. Dovrebbero funzionare. Prima funzionavano. Ma non lo so se ho messo il gioco, se funziona. A occhio e croce dovrebbero funzionare. 92 spettatori per questo grande mondiale. Rivaldo c'era nel 96, però forse non era collegato. Non era collegato, non era convocato. Mister col 3-5-2 rinforzi difesa e centrocampo. No, tre difensori. Vogliamo provare questa tecnica. Alex si assume le responsabilità del 3-5-2. Proviamo. Rai al posto di Mozer. Guarda che Mozer non si è comportato male. Proviamo il 3-5-2. Perché ho visto che con i passaggi gioco bene. Potrei provare un tiki-taka per confondere un po' le file dei tedeschi. Prima ti ho dato fiducia col 2-1, ma ora ahimè devo scommettere un 3-0 per la Germania. Valerio, staremo a vedere. Staremo a vedere, vale. Mozart le mise? Mozart non c'è proprio, non so perché, la panchina non... Manca Mozart, se capi il finale. Goleada tedesca. Io penso di no. Allora, visto che sto fumando, approfittiamone. A quante ore di diretta siamo oggigiorno? Sta suonando pianoforte. Comunque rigore al 90esimo non si era mai visto, eh. Rigore al 90esimo non si era mai visto. Ma che emozione. Mamma. Anzi, voi voglio anche da voi fino ad ora. Mi date un voto sincero su questa maratona. Siamo a 65 ore. Siamo a più della metà verso il record. Mi date un voto di questa maratona. Semplicemente nuova nel suo genere. Diversa dalle altre. Voglio un voto per questa maratona con tanto di spiegazione e piccolo. E piccola. Fate i voti, ma dite anche qualche cosa oltre al voto. Qualche aggettivo per questa maratona. Lo batterà il record, dice mamma che ansia. Sono fiduciosissimo. Fiduciosissimo. Mai stato così fiducioso per una maratona. 8 scorrevole, dice mamma che ansia. 8,73 Morgan dice. 8 e mezzo Shelby. Per me 10 sabato, non avevo dubbi. Datemi qualche motivazione però. Motivate il vostro voto. Stasera alle 23.30 saranno 72 ore. Piacevolmente scorrevole. Io mi sto divertendo assai, sincero. Però stasera non mi scammare il gioco dei pacchi. Se no, no, ricordamelo, mannaggia Adrian, che ieri sera te l'ho scammato. Stasera gioco dei pacchi, voglio dei concorrenti. Il primo sarà mannaggia Adrian. Poi voglio concorrenti. Io spero che ci sia Fabiana che possa sedurre il nostro... il nostro... box. Se c'è Fabiana, avvisatela di coinvolgere anche box in questa maratona. In questi pacchi.
Tommy Shelby piacevole grande compagnia soprattutto per il giocone. Tommy Shelby è un amante del giocone. Ma Matti Napoli, che te stai perdendo? Ti sei perso Cerrone che perde i primi due match addirittura 3-0 col Camerun. Nella seconda partita Cerrone 1-0 sotto con la Svezia, oramai fuori dal mondiale. Cerrone fa 1-1, rigore al 90esimo, Romario segna 2-1 per il Brasile, Cerrone ripescato come migliore terza. Qualche dei pezzi, Matti Napoli, a storia. La ragazza della maratona dell'anno scorso, e chi è? Ci saranno anche i miei consiglioni per farti sparagnare, Pasquale, conto su di te. Sabato 10 netto, l'unica cosa che tenga a ricere è che non fornesse mai, parole forti di sabato. Un bel 6, ci sono stati momenti vuoti in cui sono uscito dalla live, ma può crescere questo voto. Ui. In prota, bassissimo di voto. E che ne sai che quando sei uscito non sono usciti fuori momentoni, che ne sai? In prota, come quando all'improvviso mi hai trovato dentro la vasca da bagno. Ah, mannaggia Adrian. L'innominabile. Questa maratona sarebbe ancora più record, sai perché? Perché questa maratona, in confronto alle maratone tipo Sillipo, dove almeno ogni tanto mi davano una grandissima mano Martina Scola e Ivan Barriale e Davide Aufiro, indimenticabile Aufiro. In questa maratona c'è stata Flora che mi ha dato una... Voto 8, inizia come delle più grandi maratone, per caso e senza programmazione, anzi con una donazione bomba in un orario insolito. Bob Fire, alle 4 di notte. Sfida la sfortuna che le vecchie maratone di Mugnano avevano avuto. Bravo, vincendole. Tra giocone, mondialone, bagno in vasca, raccapricciante, un maestro in grande spolvero ha dato grandi emozioni. Parole forti, grande, grandissimo il nostro Kill Bill quando mette mano alla tastiera... Fa sborrare i server. Qui tralasciando quell'oretta che Flora tutti i giorni mi sostituisce per fare... ieri vabbè sono andato a fare il regalo, altro ieri sono andato a fare una cacata. Io mi sono fermato solo per cacare, per fare il regalo a Flora e per dormire. Finché non c'è Davide a petto nudo in diretta con la birra in mano che racconta le sue chiavate, per me non è maratona. Vabbè, Lapos è legato ai ricordi di Posillipo. Ho gradito il ritorno di Lapos. Ragazzi, ci siamo, si gioca. Partita, ottavo di finale, Germania-Brasile. Mamma mia, che squadra. Ho mai giocato contro la Germania. Lo so, Aufiro. Il campo non è dei migliori. Palla subito avanti. Oddio, ma chi sei scemi a fare la bella. Abboia, ogni tiro che fanno segnano. O prima tiro è sempre gol da su gioco in merda. O prima tiro è sempre gol da su gioco in merda. Da su merda il gioco. O prima tiro è sempre gol. Fateci caso, mannaccia Maron. Faccio mettere palla a terra. Faccio mettere palla a terra, il numero 10, ma niente. Tiki taka, già gioco, il 3-5-2. Ah, sta giocando 3-5-2.
Campo di patate quest'oggi. Ma non alto marcatissimo oggi, va. O passa. Non sono forti questi qua. Sono fallosi. Ronaldo marcatissimo. Ma non si può cagnare tattica. Ciao, Maron Griezmann. Dai, 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 dai. C'è il vantaggio che devo segnare sotto. Ah, boh, se ogni tiro è gol, però ci do sfizio, eh. Se ogni tiro è gol, si può giocare così. Non si può giocare ogni tiro e gol, eh. Non si può giocare così, però. Ogni tiro segnano. Ogni tiro e gol. Come si fa a giocare così? Dai, 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 dai. Dai, dai, che è ancora presto, ce la facciamo. Dai, 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 crediamoci, crediamoci. No! Crediamoci. Crediamoci! Facci tutti gli avoc che mi danno sempre per spacciato. Cuccerone da aspettà. Cuccerone da aspettà. Cuccerone da aspettà. Ad aspettà. Cuccerone da aspettà. Adafucesse. Mamma mia, para tutti. Non mi va. Fallo, fallo tattico. Hai fatto buono, hai fatto buono. Fatto bene? Fatto bene. Fuori. Ah, che cazzo, su calcio d'angolo è merda. Ma è da fa quattro bucchine. È da fa quattro bucchine. È da fa quattro bucchine. Cada a fa quattro bucchine. Cada a fa quattro bucchine però. Ma guarda come si è da scendere a su mondiale, voglio però, ya. Ma come si fa? O cazzo lo calcio d'angolo alla fine, ma che merda! Ma che merda, ma come si fa a perdere la partita così con un calcio d'angolo regalato? Ma ya, voglio, ma come si fa a perdere così, ya? Che sfacim però, voglio, mamma mia, che cazzo, come si fa a perdere un mondiale così? Ma che delusione però, che delusione però, mamma mia. Qua già sapevi chi cazzo l'ha piato su 3-2, nessuno l'ha piato su 3-2. Ya, però voglio, mamma mia, ci ha regalato un quarto sfacim rangel. Ho preso Marco 89, uomo, ma che sfacim, ma per farlo che è morto, Marco di... Gianni Boom, sì, ma che sfacim. Ma mi faccio un altro mondiale. Prima che io vinci su mondiale, mi faccio un altro mondiale. Non esiste. Ma che marogna.
Comincia Germania qua. Colombia-Germania alla finale. Ha vinto la Germania. Però chi è morti, ah? Replay. Altro mondiale, vai. Tengendaveri. Girone della Colombia, della Bolivia e dell'Olanda. Vai ragazzi, spammami la classifica. Inizio un altro mondiale nel girone difficilissimo. E andiamo a Bri. 5-2-3. Mi fido di Alex Aprea. Cosa ne pensi del 5-2-3? Non lo so, non sono favorevole. Tre attaccanti, non lo so. Classifica Andrea 2 punti, Felice, Valerio, Stefano e Matt 1 punto. Che cazzo. Poggiuno l'aereo. Che cazzo, però. Avez che la bucchina in Germania. Colombia-Olanda 3-1. Forza. Ma breva. 4-3-3, sì. Non ho centrocampo vacante. Io gioco bene con questa tattica, eh. Ci vorrebbe qualcosa di meglio, però. Bolivia-Brasile, vai. In prota, apri le scommesse. Quanti ne siamo in diretta? Mannaggia Maron. No, Tommy, due a centrocampo. Mariam, due a centrocampo, eh. Bolivia bestia nera. Non ho mai vinto contro la Bolivia, mai. Vi dico solo questo. I precedenti recitano 4-1 e 1-1 ieri. Naccia Maron. Difesa a 3, robustisci il centrocampo. 3-4-3. Modulo migliore. Non lo so. Non lo so. Ronaldo un po' fuori forma, però. Io cambio le fasce. Ronaldo, Romario e Matt. Vediamo che succede. Cambio le fasce. Ragazzi, solo i sub possono mettere il risultato esatto. Mannaggia, ma non. Abbiamo dato spettacolo comunque. Fino alla fine abbiamo almeno fatto stracciare 1000 bollette. Qua 2-0, 2-2, frate. 3-0, 2-2, mamma mia. È difficilissimo recuperare in questo gioco, eh. Sto scalpitando dal giocare contro la Bolivia. Squadra ostica. Ma su gioco è diventato più difficile, eh. Una volta io arrivavo in finale. No, arrivavo in finale no, però. Credo 1820 precisamente. Scommesse chiusissime. Vai, che maronna. Che maronna. Ehi, campo verde, la maglia della Bolivia è verde, però non mi voglio lamentare con la FIFA. Però la FIFA esagera, eh. Oh, è la prima volta che prima di non segnare. Ah, yeah. Brasile subito carico, dai. Bello. Squadra più scarsa del torneo, ma è più insidiosa di tutte. Ah, buon Ronaldo ce la fa. Oh oh. Ronaldo non ce la fa proprio. Esce molti. Vai Roma, va. Maron. Che assist che stia facendo Roma. Oh. No. Partita bloccata, le squadre si temono. Ma guarda Kiss, che parate. Ciao Gianluca. Che parate. La cacciata scienza tutti da Bolivia. No. Errore clamoroso. Oh.
difesa, vedi? Ma essere più decisi. Vai Ronaldo. Ma Ronaldo non ce la fai proprio, frate, oggi. Ronaldo non ce la fa oggi. Ronaldo non ce la fa, faccio da si abbebito, basta. Entra abbebito, raga. Bebeto, non si era mai visto. Ronaldo ha deciso nei secondi tempi, ci stai andando a fa. Io sogno un mondiale con la Bolivia. E vado a chi sta da Rubas. Non giocherò mai con la Bolivia. Oh! Oh! Maron, subito Bebeto pericoloso, eh. Bebeto in forma. Centrocampo non c'è. Soffriamo. Mannaccia Maron. Sta buggando. Sta buggando. Non vale. Non vale. Sta buggando. Non vale. Sta buggando. Ma Bebeto sta in forma, eh. Uiamu. Uiamu. Sta a posto. C'è secco. Amura. Si no. Amura, ho dato un po' che e la sagnuna. Amore, mi ha buttato fortuna, gol! Gol di Bebeto! La mossa del tecnico Cerrone! Frolla porta fortuna! Ehi, sai! È butto frolla e ha già segnato. Aspetta, la fritta, eh! Onsu numero 4 è forte, ragazzi, me lo segnalate? Palo, mamma mia, Bebeto, vai giù. Mamma mia, Bebeto. Cioè, fa panchina a chi si capa. Oh! Però bella la difesa. Oh, no! Oh, si è sudata la lesione, ragazzi, per un attimo. Non so se avete visto. Si è sudata la lesione. Fermi. Bebeto. Mamma mia, Bebeto sta in form. No, non sbagliare, mo. O centrocampo, manco, Romario, signori, Romario, 2-0. 2-0. E si batte la Bolivia. Chi ha scommesso contro di me? Voglio i nomi che ha scommesso. Ti ha scommesso contro di me. Qua ci voleva amore, mi fa sbloccati, va. Ma roba Bebeto sta facendo così. Chi è che non ha creduto in me? Mi chiede a Bibi. 2-0 e si batte la Bolivia. Mucca chi di Hamburg. Per la prima volta nella storia. Brasile batte Bolivia. 2-0. Chi l'ha pigliato? Qua, in prota. Qua in pro, grandissimo. Guarda chi di sporco, qua. Alex Aprea scommette contro di me. La possa pigliata, grande Domenico. Numero in chat di chi ha scommesso contro il pelato. Gli sporchi Morgan, 3-1 va Bolivia. Mannaggia Adrian, 3-2 va Bolivia. Ah no, per il Brasile, scusami Aprea, ho letto male. Qua si inizia col piede giusto questo mondiale. La possa salva da Bolivia, gli spork. Ho letto male. Numero in chat di La Posse, subito. Numero in chat di La Posse. Mamma mia, signori, cre, eh. Tutti zitti là. E mo voglio vedere contro l'Olanda. Mo voglio vedere contro l'Olanda. Classifica Andrea 2 punti. Ancora Andrea. Felice Valerio, Stefano Calgiuri, Mark, J. Killua. Contro la Colombia, contro l'Olanda metto 2 punti. Metto 2 punti in palio. A chi indovina il risultato metto 2 punti in palio. 2. Allora, siamo nel nostro girone, siamo primi con la Colombia, bestia nera. L'Olanda ieri ci ha dato 5 palloni, eh. Poi Livio, l'Olanda ci ha dato 5 palloni ieri. Brasile-Olanda, vai in prota, scommetti. Scommetti in prota, vai. Vai in prota, vai.
Scommesse aperte. Ah, ma che ci stai pure? No, non ancora, non ancora, ci stai pure. Amo, ma vogliamo qua solo due polpette fritte. Mamma mia. Voglio ma ammucco due polpette fritte a volo mentre voi scommettete. Due polpette fritte e si va a battere la l'Olanda a più di Flora ha portato direttamente dalla Colombia. Direttamente dalla Colombia lo zucchero. Di polpetta, zitti tutti. Con questa polpetta si va in Olanda. Ricordiamo che c'è solo kebab. Emanuele ti schiatti di natica. Oddio, che ricordi? Ui, la fessa con limone. Perché la fessa con limone ti ricordi su gioco? A mandare la puppetta, ma signori, questi puppetti fanno paura. E puppetta la mamma e Flora, questa è la prima negozia. Marco, io ho perso 5-0 con la Olanda, 5-0. Maruzio. A fesso con limone e gelatino? No. A fesso con limone e gelatino sei tu? Qua, time trial 06. Grazie Martina, 1-0 per me. È difficile però. Però ti dico la verità. Io non vado lì a fare figure di merda con l'Olanda, eh. Non vado. Ultima commenta. Ultima commenta e si comincia. Impro lo facciamo scommettere un attimo a Foglia, che dici? Foglia però, eh. Ho già dato il risultato, ma dopo queste polpette fritte la squadra potrebbe accusare la pesantezza.
Invece no, queste pappette si trasformano in energia. Vai. Ragazzi, e se facessi entrare il Bebeto al secondo tempo? Che ne dite? E mi cambia la partita? Va bene, vai. Lo faccio. Ho giocato col 3-5-2 e non me ne sono accorto. Che faccio? Rimango col 3-5-2. Poi l'Olanda è una squadra d'attacco, eh. Ronaldo al secondo tempo. No, no, Bebeto me lo gioco al secondo tempo, ragazzi. Questa volta punto su Bebeto. Punto su Bebeto. Mi gioco col 3-5-2. E vediamo che riesce. Vai. L'ha già lasciato più che mi lui fa dopo. Siamo. Butto la palla avanti, ma non per qualcosa. No, il primo tiro. Ok, primo tiro non hanno segnato, c'è buono. Gli olandesi sono fortissimi. Ciao Oski. Fallo. Mamma mia, Cerone impegna su punizione da 50 metri il portiere Van der Sar. Oh. Centrocampo che manca, fra. Mamma mia, Cerone. Ragazzi, sta buggando il gioco. Sta buggando. Te lo giuro, sta buggando. Mamma mia, Cerone sta giocando bene. Voglio, ma si è bloccata chat. Che resta tu guardando avanti. Bloccata chat, come fa? Mamma mia, mamma mia. FIFA 21 può accompagnare solo. Sono concentrato. Mamma mia, che parata! Mamma mia, Cerone non ha mai giocato così bene contro l'Olanda. E ci abbiamo ancora Bebeto in panchina. Allora, bella partita. Ma, mamma mia, mamma mia, stai facendo autogol di capa, esagerato. Arbitro e fischia, ma che maron. Vai, 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 vai. Ma gli faccio te la sia Bebeto. Faccio entrare Bebeto 0-0, preziosissimo. Che ne dite? Faccio entrare Bebeto, ma roghi di pulpetto mandrà da cari gruppo che il coffee. Ci siamo? Bebeto, vai. Ce la giochiamo. Bebeto al posto di Ronaldo. Nonostante Ronaldo stesse giocando bene, ma Bebeto quando sta. Grazie, Livio. Sì. Sì, sì, è buono, è buono. Fallo! Fallo, mucca chi è morto! Oh!
Mamma mia, bebito, hai visto che fa? No! Mamma mia, che ha combinato, signori, non si è mai visto questo spettacolo? Non sbaglia! Palo! Hai bebito! E poi lo. Ma che partita, che partita, che partita, che partita! Mamma mia, che parata! Mamma mia, che partita che sto facendo! Ciro, mo ti risponde qualcuno in chat. Angolo, mamma mia, 84esimo, che partita, che partita. Oh, fatti partire contro me. Mannaccia maronna, che oggi sbagliato. Che maggi magnato, mamma mia, contro me. No. Mamma mia, che partita. 0 a 0, frate, che 0 a 0 che ci ho fatto? Che 0 a 0, vai giù, chi se la pia, si sciuna per il sabuletto? Nessuno. Ormai il Brasile c'è questa volta, eh. Il Brasile c'è questa volta. Qua time travel 06, pozza passa niente. Qua nessuno ha pigliato, nessuno si sarebbe aspettato la partita del Brasile contro il calcio totale dell'Olanda. Il Brasile gioca come l'Olanda e non fa caccia. Ciao Tommy. Mamma mia, signori. Dal 5 a 0 di ieri allo 0 a 0, grandi passi in avanti. Vince il Ximatom. Arriva la CIT che dopo la vittoria con la Bolivia tutto poteva succedere. E mo vi voglio. Mo vi voglio contro la Colombia. 5-4-1. Pasquale Tasca dice 5-4-1, ma io devo parlare con Alex Aprè, il mio secondo. Ma posso piattersi? No, comunque Taffarella ha fatto una grande partita. Comunque ho anche capito che bisogna che il portiere non devi buttare la palla in, a centrocampo con il rinvio del portiere, perché se ci fate caso questo gioco va molto, i portieri sono molto impegnati, quindi fondamentalmente la palla va sempre in mano al portiere che fa il rinvio, quindi c'è tanta possibilità di giocarselo il pallone. Quando ti giochi la palla al difensore, ti giri e fai il lancio lungo, ti trovi già nella tre quarti loro, capito? Quindi è più possibile di segnare. Invece quando tu fai chi lo tira a centrocampo perdi sempre, perché ha già fatto caso che a centrocampo ci sono problemi. Non riesci a fraseggiare, perché non riesci a metterti i giocatori. Stiamo prendendo pochi gol col 3-5-2 e siamo spesso in ripartenza, esattamente. Siamo molto spesso in ripartenza e creiamo più occasioni da gol, ci fate caso. Soprattutto con il portiere Volicim che ti gioca la palla. Il portiere deve giocare la palla in questo gioco. Però ci sta qualcosa da rivedere un po' nella tre quarti. Comunque, quando vuole in prota deve essere pronto. Aspetta, intanto in classifica siamo al primo posto, eh. La Colombia è seconda, la Colombia è prima, ha vinto con la sfacimma della Bolivia. Scommesse aperte. Aspetta un attimo però. Dobbiamo sapere il match com'è. Aspetta. Olanda-Bolivia 1-1. Aspetta un attimo, io. Aspettate. Eccolo qua, Brasile-Colombia, scommesse aperte. Grazie, amo, giochi molto bene a passaggi, manca qualcosa nella finalizzazione. Sicuramente, ma io penso che a centrocampo non riusciamo a fare certi passaggi puri. Bebeto e Ronaldo titolari, non ce n'è per nessuno. Divio, Romario non lo puoi togliere. Romario è inamovibile come titolare, capito? Poi ho capito che Ronaldo e Bebeto, se li fai alternare, chi entra al secondo tempo gioca meglio. E hai detto con me, in questo gioco è così. Infatti Ronaldo quando entrava nei secondi tempi era decisivo. Bebeto il primo tempo però fa schifo proprio. Invece il primo tempo è meglio Ronaldo. E poi Bebeto al secondo tempo, se non è un tempo per uno. Figurato Romario se giocassi in banchina. Figurato Romario che combinasse. Attenzione a scoprirsi che la Colombia è squadra veloce, soprattutto il difensore centrale. La Colombia è difficile, sai perché?
perché in attacco sono forti e quando tirano segnano, dopodiché in difesa sono veloci. Questo cazzacaga Columbia, ho sempre perso con la Columbia, quindi questa volta ci giochiamo proprio un match decisivo, decisivo proprio. Columbia maledetta. Columbia bastarda. Columbia bastarda. Vabbè, andiamo a vedere un po'. Bebeto secondo tempo. Scommesse chiuse? Aspetta, fai entrare un attimo a mannaggia Adrian che si è perso la scommessa. Fallo entrare un attimo, eh. Se lo merita. Forza, dai. Ma perché ritardate a fare le scommesse, ragazzi? Anche Emanuele, perché ritardate? Dai, in via eccezionale, facciamo entrare Emanuele e mannaggia Adrian. Che sono due grandi, dai. 88 spettatori, ci siamo. Il Brasile sfrutta l'attaccante in panchina che entra e segna, come Muriel che anche oggi è entrato e ha deciso la parità al 90esimo. Fiorentina-Genoa, il match, credo. Iniziamo, dai. Mamma mia, io metterei Mozer centrale difensivo, è troppo tardi, perché noi abbiamo uno in difesa che scappa, un numero 4, campo di patate, derby sudamericano, il primo tiro non hanno segnato, è un buon segno. Aspriglia pericolosissimo. Maronno, ma chi è il numero 10? Poi quando fai passaggi non se l'aspettano. Palo. Caccia fu fallo, caccia fallo. E che palla ci viene? No, su punizione no però, eh. Vabbè, ah. Gol fortunato. Gol fortunato non fa niente. Può capitare. Ciao Ciolo. FIFA 2026. Vai angolo, dai. Ciao Ilm che... La fambocca a tutti i Kidenwurt. Mamma mia, che gol. Sì, sì, X-Matom è tutta un'altra partita, Romario. Vai, vai, vai. Primo tempo, 1-1. Testa alta contro i colombiani. Testa alta. Grazie Ilmke.
No, non dobbiamo fare questi errori. Eh? O facciamo tre si a Bebeto e li asfaltiamo. Ho dimenticato questa cosa, aspetta. Ronaldo non vuole uscire. Lo dice chiaramente. Lo facciamo entrare però, lo stesso, no? Romario deve uscire. La strategia è strategia. Ho sbagliato. Ho sbagliato, non devo fare più queste cose. L'ho fatto il lancio col portiere, non lo devo fare più. Poi Alex, wow, che fine hai fatto Alex? Gioco preferito di Alex. Ma era ci vado contro, ho sbagliato il controllo di palla. Ho un succavendo su gioco, una volta per sempre. No, ma ecco cazzo, rimessi in merda, cazzo. No, ragazzi, questi errori non la ma fa però, eh. Ho sbagliato fascia, mannaggia. Fuori. Vai. Sta da qua più tatticamente a sto gioco, capi con me? Tutto l'annanzi a sta palla in me. Oh! Paolo, mannaccia Maron! No! La devo più tatticamente. Ciao Alessio! Appena abbiamo un momento di pausa voglio mettere i 230 di recupero, li teniamo ancora. Teniamoli ancora, Pil. Se te devi andare, li mettiamo. Oh! Fallo, va. No, si perde questa palla. Non si perde questa palla qua. No, pericoloso. Mamma mia, si perde che la palla là. Ciao Matti. No. Vai. 89esimo. Uno e uno, va a fare un culo. Uno e uno, signori. Eh? Un cavallo che stanotte mi faceva paura, vita a casa. Uno a uno, signori, chi ha pigliato sta bulletta? Uno a uno, in prota. Mamma mia, signori. In prota. Domenico Spider. Matti Napoli. Che mondiale. Uno e uno, signori. Brasile che esce imbattuto dal girone. Brasile che esce. Mamma mia, non hai giocato il che. Se riuscissimo a concretizzare la ripartenza potessimo fare 4-5 gol a partita. Comunque, lo so Alex, hai ragione. Diciamo a concretizzare un po' di più. Comunque su palla inattiva si prendono e si fanno i gol più facilmente, è vero. Titone ha pigliato. Ci credevo nel gol boliviano. Ma che partita stai prendendo, Kill? Che lei è a Colombia, qua la Bolivia. Comunque abbiamo passato il girone. Al secondo posto, imbattuti, e questa è una bella cosa. Andrea ancora al primo posto, vero, eh? Andrea ancora al primo posto. Titone intanto si inserisce nella folta schiera di quelli che hanno solo un punto in classifica. Anche Jay Killua. Ah, sta al primo posto. Andrea è in prota, al primo posto. Ottimo. Ragazzi, voglio delle considerazioni tecniche da parte vostra, perché mi sa che qua siamo belli carichi, eh? Stiamo giocando tutto un altro tipo di calcio. 102 spettatori e finalmente si vede il Brasile dei tempi migliori, eh? Mister mi sta facendo arrapare con questo modulo. Allora, ragazzi, io li devo ringraziare. Alex Aprea, che è il mio secondo, e poi devo ringraziare chi mi ha detto questo 3-5-2, non mi ricordo chi è stato, perché col 3-5-2 la squadra è molto più equilibrata, ci stiamo giocando più palloni, siamo più pericolosi. Ringrazio anche
il nostro Bebeto che entra nel secondo tempo e... Ah, sempre tu me l'hai detto? Ottimo, ottimo, ottimo. Il mio secondo allenatore sta dimostrando che le gare. Ragazzi, abbiamo beccato. Magari non ci siamo. Aspetta, forse siamo sotto. Ma chi cazzo abbiamo beccato? Oh, dove stiamo? Goleada. Wow. Argentina-Brasile. Mamma mia. Argentina-Brasile. E mo su cazzo cagà. Argentina di... Non so se c'era addirittura Maradona qua. Scommesse aperte. Argentina-Brasile. Mamma mia, l'ottavo di finale più importante di sempre. Mamma mia. Argentina-Brasile, signori. Fermi tutti. Facciamo una picciata. Qui urge una polpetta. No. No, voglio mangiare la polpetta. Mamma mia, Ario. Chi crede in me? Vi ricordo che posso scommettere solo gli abbonati, eh. Grazie Imke. Si fidi di me. La Colombia travolge il Marocco 7-2. Tutti quanti, grazie Reddaz. Scommesse chiuse? Siamo pronti? Non ho mai giocato con l'Argentina, vai giù. Ma dopo la Colombia possiamo tutto, possiamo sognare. Allora, Bebeto lo lasciamo in panchina, come tradizione vuole. Amo telefono. Ma l'ha già perso, ah, Pasquale Tasca di pezzo mondiale. Pasquale, non ti racconto quello che è capitato perché è un mondiale molto molto bello. Anche quello di prima era stato bello. Ma questo è un grande mondiale. Confermiamo il 3-5-2. Siamo 95 di noi. No, ma ci pezzo sta scommessa. Ah, scusami, pro. Me lo fai entrare in tasca. Per piacere. La tasca c'ha sempre quelle. I consiglioni di tasca. Siamo? Ok, tasca entra. Tasca scommetti, vai. E giochiamocela, vai. A viso aperto. A testa alta. Argentina-Brasile. Balbo, Batistuta, Simeone, Ortega, Redondo, Rodriguez, Chamotto, Ruggeri, Caceres, McAllister. Palla avanti. Fallo subito tecnico. Ok, l'importante è che nel primo tiro a porta non segnano. Mario, mi dispiace per te però, eh. Hai sta felpa argentina, dovevi metterti qualcosa a Brasile. Hai ragione. Ciao Diego. Ormai pericolosa. Pericolosi subito. No. No. Oh.
Apro, va. No. Fallo. No, no. Va bene, può capitare, può capitare. Può capitare. Allo. Può capitare. Vedo tanti argentini nelle file della chat. Ma vada a fanculo. Vai ad affanculo però. Sti culle merda. Batti su Ortega. Mamma, che peccato, mannaggia la madonna, chissà chi hanno a bullette, che peccato però, mannaggia Maron, mannaggia Maron. Bebeto al posto di Mozer addirittura, proviamo. Più offensivi e qualità. Proviamo. È un match difficilissimo. Ma non impossibile. Mannaggia che la buchi in Ramaron. Mannaggia che la buchi in Ramaron. La buchi in Ramaron. Non sono così forti, credetemi. Fallo. Non sono così forti, credetemi. E potevo fare. E potevo altro. E potevo altro. E potevo altro. Credetemi. E potevo altro. No, e potevo altro. Non sono così irresistibili come squadra. Non sono così irresistibili. Ce la potevo fare, è un peccato questo mondiale così, guarda. È un peccato, guarda. Ce l'avevo creduto a questo mondiale. Sto pure giocando bene. Becca va. Peccato, vai giù. Peccato, peccato, peccato. Peccato, credetemi, io mi farei un altro mondiale quasi qua. Oh! Peccato. Peccato. Non sono così forti, credetemi. Non sono così forti, voglio. Credetemi.
E pigliate di tu quel pacchi debbi, era difficile, avevi tutto il pubblico. Tutto il pubblico. Che scritto, Vale? Guido ha preso. Spiace per i ragazzi, soprattutto che ci avevano creduto. Ho giocato il 3-0. Qua Guido sta via. No, comunque ragazzi, non finisce qui. Io ci credo ancora. Io ci credo ancora, voglio. Vediamo chi vince questo mondiale, ma io ci credo ancora. Ho fatto un solo punto, Guidus. Io ci credo ancora. Se volete facciamo, cioè no, io farei un altro mondiale. Vediamo chi lo vince questo, ma io non mi arrendo. La finale è Russia-Colombia. Russia-Colombia, le due squadre ostiche, ma io mi fido, possiamo farcela. Vince la Colombia, che noi avevamo battuto, avevamo pareggiato con la Colombia. Guagliù. Io ci credo. Voi che ne pensate? Allora, Gechillo e Andrea al primo posto. Poi dopo c'è Patume, Caligiuri, Marco 89, Matti Napoli, Domenico Spade, Guido, Fujimori, Sissà. Oh, eccolo qui, Sebillo, lo attendevamo. Guagliù sostenendo Tony Colombo, Mefort. Sempre in off topic. In off topic clamoroso, Sebillo. Col suo primo off topic della giornata, lo attendevamo tutti. Ma un cambio squadra tattico, non cambierò mai la squadra, ragazzi. Io credo molto nel Brasile, ormai ci sono dei sistemi oliati. Anche tu, Titone, vogliamo fare un... ci sta qualche moderatore per fare un sondaggione? Io giocherei un altro mondiale, però voglio far decidere a voi. Ascolti di Tony Colombo. Magari non ci parla più. Ascolti di... vabbè, ciao. Vabbè, l'ha scritto. L'ha scritto Cavar. In prota ti devo fare a te, stasera ricordamelo. Florozza che ride. C'è un moderatore? No, non cambio squadra. Ascolti di Tony Colosco, scos. con la Nigeria. Qua ma si moderatore fino a fatto. Che devo fare? Davide, scrivi altro mondiale oppure no? Semplice, altro mondiale oppure no? Io giochi paura. Oh. No, io sei notte. Moderatori pagati inutilmente. Sciovata tu così. Nel frattempo mi faccio un caffettino, dai. Non cambia squadra. Oh, va tu, amo, facci via. Non cambiate squadra. Non cambio squadra, voglio dire. Ascolti di Tony con lo sforo. Hai fatto da. Ah, grazie, dai. Chi cazzo sa può fare? Vabbè, Ofi, non avevo dubbi. È tornata la coppia, San Valentino è tornata la coppia Diana e Davide. Secondo me Diana e Davide si sposeranno, vero? Non so perché, vedo che poi alla fine faranno le loro esperienze, ma dopo andranno a finire. si sposeranno. Vabbè, tutto questo fatto capo dall'estate. Come Saverio e Fabiana, secondo me, su quelle coppie in chat. Votate. Vedi, Diana non ha capito, che più da queste risposte così e più si capisce l'amore che prova per Davide. A Davide gli piace, ok, gli piace, solo che deve fare anche un po' di esperienze prima. Troppo giovane per accasarsi.
Ragazzi, non dite che lui soffia il naso, che lo sto facendo apposta per farmi le caramelle. E ma giusto, ragazzi, signore, a me piace per fare i muk muk. I muk muk. Ma che schifo i miei. Coppia estiva che avevo intravisto io prima di tutti. Non la contavano giusta quelli due, eh sì. Gavard, B-Kill, ho un ricordo per te, ti sblocco un ricordo, Gavard, aspetta. Aspetta, Gavard, Gavard. Oh, confondo Gavard e Kill Bill oggi. Kill, ho un ricordo per te. Ti sblocco un ricordo, Kill. Non so se già hai capito. Per pochissimi, eh. Kill, ci sei? Per pochissimi. La busta non è proprio quella giusta, eh. La busta anti zanzare. Wow, Valerio, quasi. Non dico che si sono fatti figli qua in questa chat, ma. Ma un figlio secondo me in questa chat prima o poi nascerà, eh. La famosa busta azzurra. A che siamo col sondaggione? Per così pochi che in quel momento avevamo meno spettatori di quando faceva la live felice. Parole forti. Stravince il sì all'81%. Ah. Mi piace questa fiducia. Allora andiamo. Andiamo. E questa volta andiamo nello stesso girone. Lo stesso girone di prima. Bene, quindi si gioca di nuovo con la Bolivia. Ok, vai. Abbiamo vinto 2-0 la scorsa partita, eh. Intanto la Colombia batte l'Olanda. Abbiamo vinto 2-0, quindi secondo me si ripeterà lo stesso risultato. Chi mi vuole stare a sentire, lo faccia. Bolivia-Brasile, vai. Aspetto in prota che apre le scommesse. Mamma che ansia. Aia, non credo che si senta l'audio. Mi spiace, ma non credo che si senta l'audio. Gianluca, mandamela. Ha donato 3 euro. Oppure 50. Lo sentite voi l'audio? Io no. Lo sentite l'audio di mamma? Se me lo vado a sentire qua. Sì, lo sentiamo, ok, ma lo sento pure io, aspetta. Pezzone. Serve solo da regalo, forse tale quale come. Ciao Luca romantico. Ma quando innamorato pure già scusate, che stavi abbracciato di che cammina. Sto morendo era paura, c'è stato pure. Vai YouTube, dimmi quando è finita la canzone, non porta avanti. 3-5-2. Appena finisce la canzone inizio. Alterna Mazzinho e Moser. Ok, ti sto a sentire, mister. È finita la canzone, scommesse chiuse, vai. Bolivia-Brasile.
Vai. Ci siamo. Campo verde come la maglia della Bolivia, eh? La FIFA fa di tutto per farmi perdere questi match. Non sa più cosa inventarsi. Portiere boliviano è forte. Un campo verde mi fa un uguale capo però. Mo che la FIFA ha sentito. Saranno tutti campi verdi. Grazie Gianluca. Ah. Qua sul numero 6 è Nebbur. Alex segna numero 6 che è Nebbur. Il numero 10 invece è fortissimo. Alex segna numero 10, numero 6. Un secondo, un secondo da segnare. Da segnare, andato a Queen. Esci, porti. Non è Shamaron, non è là. Pure il numero 4, devo scarzi. Ah no, non è vero, non è vero. Non riesco a girare per tirare. Il numero 10 è forte proprio. Firmalo. Bravo. Vabbè, angolo, eh. lo so, mannaggia Adrian. Lo so, mannaggia Adrian. Bello. Oh, numero 10, guarda com'è forte. E questo com'è forte? Tiro però un po' scarso. Però guarda come recupera il numero 10, No. Bella Taffarelli. Qua che parata. Taffarelli migliore in campo, eh. Ha buggato il gioco intanto. Sta buggando. Anche un gioco bug. 0-0, vai. Bella. Oh, Bepeto. Mister, Aprea, non dormire. Aprea, non dormire. Ricordami che appena esce la palla deve entrare coso. No. No. Gol Romario. Film che ci provo. Facciamo entrare il Bebeto, vai! E chiudiamo questa partita, forza! Dai, dai! E che gol Romario, eh! Numero 10 è il numero 1, eh. Allora, non che riesco a recuperare. No, non di là. Numero 4. Mamma mia, Ronaldo non ha avviato un pallone, eh. Però sta in forma. Ronaldo sta in forma. Ciamaro, non so quasi mi passa una palla a Roma. Ma non si possono cambiare i giocatori di posizione durante la partita? Si può fare?
Apre. Se può cagnare io vado di posizione. Ha già capito se può fare su fatti. Si mette a Ronaldo là su quattro palle. Vai, 1-0, vai, penso di sì, troppo prima. 1-0, chi ha pigliato? Romario, decisivo. E che gol ha fatto, mo cacchi destra vecchia. Nessuno, può. Allora, in prota segna che la prossima partita vale 2 punti. Vale 2 punti. È Ilm che mi dispiace. Non ce l'ho fatta a fare il secondo gol. Comunque la prossima partita vale 2 punti. Ah, studiamo un attimo dove posizionare il numero 6 e il numero 10. Ok. O numero 10 non lo muoverei proprio da là. Perché è molto veloce e si fa tutto il campo a centrocampo, capi? Allora, Brasile-Olanda. Brasile-Olanda, quando Jake lo apre le scommesse sono aperte. Cioè, lo posso far votare a qualcuno che non ha la sabba al posto mio? Sì, sabato decidi tu chi deve essere. Allora. Fa niente, i tifosi restano sempre e comunque. Grande Ilm che ha abbonato ieri. Sei entrato nel gruppo Telegram? Fammi sapere. Allora. Intanto i risultati stanno partendo, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Ok, ok, ok. Allora, fermi un attimo. Ma che cazzo va? Ah, no, volevo lì. Allora. Ok, ok. Tappo, tappo. Ah, non è arrivato qua. Tutto bene. Tutto bene. Allora. Ragazzi, vi ricordo che i precedenti sono questi. Ieri l'Olanda mangiavate 5 pallone. E invece oggi ho giocato con l'Olanda e se non sbaglio ho fatto 0-0 in una delle partite più belle da quando sono ritornato su Sensi Paul Socce. Ragazzi, scommessone chiusone, zitti tutti. Ok, zitti tutti. Scommesse chiuse, bebeto il secondo tempo. Il numero 10 come si chiama? Mozer. Numero 1. E poi numero 4 chi è? Altair. Mamma mia. Sono quelli forti proprio. Quindi Altair come sta? E se Altair lo mettessimo centrale, sapere la posto di Santos. Ah, il numero 6 era, scusami. Stasera organico. E stasera morisce. Chi sta all'organico? Sì. Ci sta all'organico. A lui ci sta all'organico. Però faccio da punto Maria oggi da te. Martedì. Allora. Lunduri. Rimane. Rimane tante cose. E però organico sta sì. Allora, tecniche di buttaggio di munnezza personalizzate. Contattate Cerrone e Capozzo. No, Capozzo è più specializzato in tecniche di butta tutto a casa della madre. Invece io. Invece tengo che lo scopo di uscire, quindi multimateriale per me diventa tutto. Plastica e multimateriale, la stessa cosa. Allora, 75 Pluto Altair, che giocatore. 244 minuti di recupero, ricordiamoli. Allora, il numero 6 Mazzigno. Ok, gioca il numero. Il numero 10 chi è? Mozer. Bene. Allora, scommesse chiuse, possiamo? Vai. Partita forte. Dennis Bergkamp, Ronaldo, insomma questa è una squadra forte, dai. Ma noi siamo più forti di loro. Ah? Faccio capitano. Ah, no, oggi sto facendo meno. Se ti sentisse Borrelli. Che ho detto? Comunque. Giochiamocela, palla avanti. Dobbiamo partire sempre in vantaggio di centrocampo, eh.
come tradizione vuole, primo tiro, primo gol. Ma non ci smontiamo. Non ci smontiamo, non è successo niente. Sì, grazie Dominic. L'Olanda è solo stata fortunata. Amma, frutto zucchero. Perché? Mi ricordo. Sbagliato, ragazzi, ricordatemi che si deve giocare col portiere, non devo fare più queste cose. Comunque, il numero 10, guardate come recupera tutte le palle. Maronna, è uscito Van der Sar, avete visto? Non è mai capitato. Hai visto come è uscito Van der Sar? Vai, capo, dimmi recupera. Hai visto come è uscito Van der Sar? Mannaggia, guarda come è uscito il tiro. No, ma approfitta. Vai, numero 10. Vai, che ce la potremmo fa? Vai, ce la potremmo fa, sono fiducioso. Sono fiducioso, bocca a chi te è morto. Vai. Sono fiducioso. Colosco. Bebito, aspetta, fermi. Panchina. Bebito, scusa, Alex mi dice prima però, eh. Sono fiducioso. Quei colombiano. Aspetta un attimo, poi ci prendiamo su caffè a voglia. Aspianza tutti da rotto, vai ragazzi, mamma mia, Ronnie Ronaldo. Dai, dai che la recuperiamo, dai. Gol! Ronaldo! Le botte al gol di Ronaldo! Andiamo qua, per il gol di Ronaldo, signori, incredibile! Ronaldo tenta il tiro da centrocampo. Oh. Brutta palla messa a centro. Gol! Ronaldo! Che bucchine gol! Che progressione! Mamma mia, signori, mamma mia! Ah, Bebeto, qual è Ronaldo? Ma sto dicendo? Doppietta di Bebeto. Pazza. Mamma mia, Bebeto! Tripletta di Bebeto, signori. Entra e fa una tripletta. Mister Aprea.
Mamma mia, 1-0, 3-1. Che sta combinando questo pelato sulla panchina del Brasile oggi? Che sta con... Oh, che sta combinando? Che sta combinando? Ma no, mo facevo pure un quarto gol, sai, terra, la crosta del resto. No, cosa ha mangiato, ma no! Sai, la crosta terrestre. Mister! Mister Aprea, te la dedico a te questa vittoria. Mamma mia, è il che mi dispiace di una sorta esagerata. Che partite da 1-0 a 3-1 contro il Betta di Bebeto che entra nel secondo tempo e decide il match. Decide il match. Mannaggia Maron. Capite sta bolletta? Vale 2 punti. Stracciano le bollette. In divina. Nessuno si è arrivato 3-1 miglia. Ma che bandi profughi. Brasile ha punteggio pieno. Buongiorno Fabiana che si è appena svegliata. E subito con i conti alla mano. Mi schifano in chat. Che faccia Bri. Avevo giocato il 2-1. Mannaggia Adrian. Ha fatto un buchino con il Bebeto che non me l'aspettavo nemmeno. Di sinistro. Di... come si dice? Di sinistro. Di esterno sinistro. Tutti contro il mezzo pelato. Mamma mia. E poi è bello Ronaldo chi era il Bebeto? Vabbè, stiamo proprio innato uno. C'è un modo per truccare ste partite. No, bollette no, per truccare. Sì, se mi paghi sotto banco. Sì, ti faccio. No, è impossibile che le partite del gioco. Comunque, andiamo avanti. Ora viene il match dei match. Il match dei match. Chi indovina questa partita, il risultato esatto, gli do 3 punti. Per la prima volta nella storia, gli do 3 punti. Ok? 3. Vabbè. Mentre voi scommettete, quando J. Killua dice ambulanza. Quando J. Kill dice scommesse aperte, io mi fumo una sigaretta e voi scommettete. Aspettate, fra poco esce il match. Vediamo se gioco in casa o fuori casa. Brasile-Colombia. Aspettate J. Kill. Appiccinate una sigaretta. Oh, ma la accendete. Aspetta, faccio un sacco. Ma che stai meglio che posso dare la capita? Oh. Ragazzi! È lui, vai con i risultati, signori! Vedo grande fiducia da parte vostra della chat sulla mia vittoria. Non ho mai vinto contro la Colombia, vi dico solo questo. Ho pareggiato 1-1 la scorsa partita, eh. Quanti ne siamo in chat, signori? Wow, 4-4. E come puoi piacere i bulletti, team che... '75, grazie Diana. Mio nonno ha detto 4-4 fiducia. Se finisce 4-4 ti rompo 10 punti. Attenzione, parte una Madonna dalla cucina. Flora si è allagata. Si tira in mezzo la famosa Madonna dell'Arco. Il grande Sergio è qui con noi. L'uomo più raidato d'Italia. Spostare Mozart a centrocampo centrale e non dietro la punta è stata una grande mossa. Ottimo mister. Sei il mio erede in panchina. Scommesse chiuse. Apporteresti Madonne Floriane. Grande Mere Esposito. Sentite, ma che voglio dire?
Secondo voi, parlo con Aprea, parlo anche Aprea, c'è qualche giovane preparatore tecnico in chat che vogliamo assumere? Dobbiamo allargare l'equip qua, eh. Siamo diventati mister, raggiungiamo i marcatori. Sono d'accordo con il che, solo che sarebbe un casino per il Brota, altrimenti lo farei. Però la prossima partita lo possiamo fare. Che ne dice in Brota? Tipo risultato esatto, primo marcatore. Chi indovina becca 3 punti in classifica. Lo dobbiamo fare? Parlo con Improto, ovviamente, che si occupa di scommesse clandestine qui su questo su questo bet point. Un punto solo per l'idea, mister. Ci prova Imke, ci prova Imke. Qui se dovessimo dare punti soltanto per le idee, la gente sarebbe a 100.000 punti a testa. Mister, si facciano avanti con i consigli e decidiamo. Forza ragazzi, stiamo cercando nuove figure tecniche da assumere nel nostro team. Secondo me una stronzata, è troppo difficile, già non sanno scrivere risultati, figure di marcatori. Parole forti di Improta, eh? Parole folli. Anche Kill Bill boccia l'idea. I senatori bocciano le idee. Vabbè, si sa che a Roma ha sempre comandato il Senato. Quando c'è Madonna. Intanto Cerone si stava prendendo fuoco. È ancora oggi! Mettendo un po' di cedro, coppa o diciamo stai pigliando fuoco. No. Un messaggio a Dominic. Un messaggio che viene dal cuore. Appunto. Allora ci siamo. Bebeto in panchina come da tradizione. Rai seconda punta nel secondo tempo, la butto lì. Cristian, buttala nel cesso, che Rai è una delle persone più lente di questo gioco, quindi non può mai giocare seconda punta. Cristian subito. Ah, aggiungo un'altra cosa a Dominic. Va bene? Vai. Una delle partite più tattiche di sempre. Bocciato intanto Cristian. Brasile-Colombia. Sì, è nuovo FIFA. Dominic, fa piacere che ci sei. In tutto questo Cerone ha imparato a giocare con un altro bottone. Poi dopo ne parliamo. No! Mamma mia, palo! Vale 3 punti questa partita. Errore mio. Retropassaggio sbagliato. Asprilla non perdona. Errore mio. No, fallo. Troppo lento. Off. Tre off. Flora stacca internet. Che? Aspetta ragazzi, che è successo? Offone. Che è sto off ragazzi? Perché è venuto cosa? Vai, ma mi sta dicendo? Off. Blackout. Ci siamo? No, ci siamo ragazzi, riaggiornate. No, il gioco sono io che ho bloccato, scemi. Il gioco ho bloccato io, vai, non è vero, voglio, poi dite bugie.
Terrorismo, chi l'ha detto? Time out. Oh. Fallo, Mukaki Denbult, fallo. Oh, si è infortunato, mannaggia Gesuelo. Il numero 11, non so chi sia. Ha dato là. Vabbè. Errore. Ragazzi, andate, ci si sono usati in da chat, eh. Mucchi Murt West, vai. Mentre gioco poi. Ah, ma facci subito a Kissia, numero 11. Entra prima del tempo, Bebeto. Bebeto al posto di Ronaldo, vai giù, Ronaldo out. Maron, salvataggio sulla linea, clamoroso. Ronaldo pericoloso. Aggiornate, finito il primo tempo, ragazzi, si è infortunato Ronaldo, l'ha fatta sci prima del tempo. Papu, ma Bebeto ce la può fa. Grazie intro per la classifica. La Chamaron. Ci vuole qualcuno più forte a centrocampo. Ma gli è su numero 6 che ha tirato su di te, merda. No! Peppe, servito a centrocampo magari. Dai, 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 che lo riacciuffiamo questo pareggio, dai. No. Ah. No, non ci vai. Mannaccia Maron, dai che ce la facciamo. Ma guarda che si ha mangiato, tu Gesù, Romario sotto la porta, Maron, posso ti dirà. Che ha combinato, mamma mia, che errore. Fallo, dai, dai. Prova una bordata da fuori aria colpendo leggiadramente la sfera. È tornato Steph Cuz. Vai, Ronaldo, 1-1. Vai. Grazie Steph Cuz, ci ho provato, come hai detto tu. Ragazzi, voglio Steph Cuz nel team tecnico. Bebeto, scusami, Bebeto. Ma è finita, 1-1, mamma mia, fra. 1-1, vai, bocca a chi ti è morto. Chi ha pigliato? Chi ha preso? Chi ha preso? Vai, 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 vai. Matti Napoli, il 4-4 di Lim che non c'è stato. Vado a chiudere il mio nonno in un ospizio, fai bene. 1-1, ancora imbattuti nel girone a pari punti con la Colombia. Bellissimo, prova una palombella. Se ci fosse ora Bob Fire ti farebbe sicuramente la sua benedizione. Chiavia da Bullet, valeva 3 punti, eh. Wow, Matti Napoli ha ruotato. Ragazzi, abbiamo beccato, ma andiamo a vedere che squadra abbiamo beccato. Probabilmente di nuovo la Germania. Spero di nuovo la Germania, ma già vendica. No, non è la Germania. No,
Brasile-Messico! Match mai visto! Match mai visto! Alex Aprea, grande, il nostro tecnico, indagato per calcio scommesse, perché giustamente fa parte del team Cerrone a livello di Brasile. 3 punti per sognare, ci siamo, ci siamo! Forza! Forza, forza, forza! Voglio la classifica aggiornata da Improta e voglio che Improta apra le scommesse e voglio fare un match incredibile contro i messicani. Non ho mai giocato contro i messicani, voglio... Forza, forza che ci riusciamo ad andare nei quarti di finale. È una vita che non ci andiamo ai quarti, dai! Raggira il Brasile con un 3-3-4 e con tattica tutti nell'area per gettare la sfera dentro la rete. Parole forti di Steph Katz. Dai, 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 dai. Brasile-Messico. Dai, 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 dai. Mister, come si prepara per questa partita dopo la Colombia? Altro match sudamericano. Secondo me sarà un match molto spettacolare, perché il Messico è una squadra veloce, ripartenze veloci, ma in difesa sono forse un po' meno bravi, ma dobbiamo gestire il pallone come sappiamo, palleggio, e dobbiamo cercare di essere molto incisivi. Abbiamo Ronaldo che purtroppo si è infortunato, quindi dovrà giocare Bebeto dall'inizio, e sappiamo tutti che Bebeto dall'inizio non è proprio il Bebeto di quando entra al secondo tempo, quindi non lo so. Aprea ha qualche cosa da aggiungere? Neymar si allaccia gli scarpini. No, quando mai Neymar? Sì, ma lo devi dire in brasiliano. Io credo che il Brasil può giocare un calcio molto buono, però c'è un forte Ronaldo, c'è un fortunato, e non è buono che Bebetão trazia tutto questo tempo e poi ci disorienta l'avversario, perché dentro su Bebeto può essere un gioco che fa il gioco del pallone, e io credo che gioco su messicano può scegliere Saúl Lozano, che gioco se fa e gioco se... Sono fatta! Sto imparando la lingua, signori, non sono ancora pronto, però sicuramente meglio di Ronaldo, che sono 3 anni che è in Italia e non spiccica una parola in italiano, nonostante abbia studiato alle campus. Intanto classifica Jequilla 5 punti, anzi pure Improta aveva ingarrato il risultato. Guidus, Matti Napoli 4 punti, Alex Aprea, Dexter, mannaggia Adrian dietro. Vi ho lasciato alle 16 con il Mondialone e vi ritrovo con il Mondialone. Mondialone all'oltranza. Oggi è giornata mondiale. Sembra Paolo Sosa quando allenava la Fiorentina. Mister, provi a proporre la palla sull'esterno in modo tale da disorientare la difesa e sfruttare questa opzione a proprio vantaggio. Grazie. Grande Gigen. Allora, quando è che iniziano le scommesse in Prota? Scommesse aperte. Vai col tango. Ottimo. Ronaldo purtroppo è morto. Sostituiamolo con Bebeto, per forza. C'è poco da fare, c'è poco da fare. Vai ragazzi, vai. Petizione per avere Cerrone al posto di Gattuso. Parole forti, ringrazio anche per la fiducia. Ma io rimango qui in Brasile, dove il clima è migliore, dove tutti mi vogliono. Mister Romario, pure è bello Rimario. È normale che si caga tutti sti gol che gli sta succedendo al calciatore. Ovvero, però Romario non sta facendo sfaccimi gol, è vero, sai? Bebeto reclama la fascia da capitano. Lo sai che è vero, non so perché Romario non riesce a farsi vedere più. Romario è un po' spento. Uomo assist però, Sto giocando contro il Messico, la prima volta. Attenzione Hernandez, il messicano che è un fulmine. Rowario. Vabbè, dai, io me la gioco perché è un quarto di finale che secondo me è un ottavo di finale che secondo me possiamo tranquillamente superare. Quindi vediamo di giocarci una partita molto molto concentrata. Brasile in casa, sì. La partita deve essere molto molto maschia. E saluto maschione arabo, Dunga, il jolly del Cerrone, Dunga, oh, ma Dunga, Alex, ma Dunga in panchina? Ricordiamo che Dunga ha segnato allo scorso mondiale, Alex, non lo so, però, dove può trovare spazio Dunga, che oramai Mazzinho è centrale,
Mozzerra è forte, Aldair c'aveva un centrocampo forte. Forse al posto di Zigno, al posto di Silva. Silva che numero è? Mauro Silva 7. Rai reclama i diritti di Mediaset. Fabrizio, sono andato a fare il giro controllo perché ho 3 punti belle e buone. Non lo so, mannaggia Adrian, devi chiedere un po' a Improta. Ma Zigno non mi convince. Allora proviamo Dunga, va. Diamo possibilità a Dunga, dai. Poi casomai cambiamo tutto in corsa. Dai, dai, dai. Dai che ci credo, ci crediamo tutti in Brasile. Io proprio Don Fischer come punta di sfondamento. È vero. Del gioco aereo, Don Fischer. Mi ha letto nel pensiero, mister. Mi ha letto nel pensiero, ho messo subito Dunga al posto di Mazzinho come mi hai consigliato. Fabrizio, non inneggi alla rissa. Grazie Kirbili che ci ricorda i 244 di recupero. Mannaggia Adrian, scopre di avere 3 punti, perché la partita di prima valeva 3 punti. Sì. Allora, quando vuole in prota, io inizio. Mister Riccardo vuole sfasciare la squadra perché non gioca. Perché Riccardo, signori, lo dobbiamo ancora provare. Non è tempo di esperimenti, siamo agli ottavi. Scommesse chiuse. Mister Fabrizio, idolo dei tifosi brasiliani. No, credo che aggiunga. Si gioca, vai. Brasile. Ora scommetto che ci sarà il campo verde verde come la maglia del Messico. A quanto lo diamo? A quanto lo diamo? Campo verdissimo. Così i giocatori del Messico si mimetizzeranno bene. Hai visto? Mimetizzazione. E chi li vede? E chi li vede sfruttando la... sfruttando la cecità di Mister Cerrone. Palla lunga, vai. Oh, fallo. E vabbè, vabbè, gioco bug, eh. Messicani molto lenti, ma il gioco bug, signori. La FIFA sta dando i numeri. Gol! 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 Sfrutta l'errore del portiere del Messico, il disimpegno riuscito male della difesa messicana, si insinua tra le file Bebeto, che castiga il portiere. Zitti. Maronna mia, mamma mia, mamma mia. Foglia, peccato che non stiamo giocando il primo marcatore. Ferma. Palla lunga. Palla lunga per Dunga. Mannaggia la madonna, dobbiamo chiudere questo match, voglio. Quanto prima. Quanto prima senza pericolo. Marone, con questo 10 è fortissimo. Oh, oh, oh. Oh. No. No, ma non è... Gol! Mamma mia, non lo so chi ha segnato. Non lo so chi ha segnato. Non lo so chi ha segnato. Romario, 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 torna al gol, finalmente Romario. Romario, Romario, Romario. Ma la chiamata a Romario. 2-0, 28 minuti di gioco. Il Brasile ha un passo dai quarti. Signori, si sogna. Chi è? Amici dopo. Si sogna Rio de Janeiro. Rigore. Baghi Tambur. No, mi ha infortunato Romario. Guagliù mi ha infortunato. No. Maronni, Romario infortunato. Romario infortunato. Mannaccio cazzo. No, pure Bebeto. Vabbè, stiamo guardando. Siamo qua. Ava fa va fa mucca chi è morto però. Ma che ci facciamo però? C'è Don Fischer al cofano, ha sentito della punta di sfondamento. Aspetta. Aspetta ragazzi però, eh. Aspetta, aspetta, già un attimo la situazione. Romario è morto. Ragazzi, Romario è morto, la già facciamo forza. Mannaggia chi cazzo faccio tra sì? A chi Rai? Ma chi ha hit fai giocare Rai in attacco? Cristian, ma si può una seccio, frate.
su Cristiano si c'è da tutto quanto. A Raio Poste Romario. Ma che secciate, che ha mandato chi lo figli e buchi. Che secciate. Ciao Cristian. Cristian, ma questo per mo' proprio no. Mo' non possiamo mai giocare perché sto giocando a un gioco sempre quello difficilissimo. Questo gioco non si può proprio giocare. No, mo' no, mo' no, mo' no. Mo' siamo in un mondiale importantissimo. Benvenuto Magister. Chi devo fare entrare? Mazzigno? Mazzigno al posto di Romario, signor difensore al posto di un attaccante. Il maestro reclama la panchina. No, no, ragazzi, questo è un mondiale più serio che stiamo facendo. Qui no, è un mondiale serissimo, non si scherza. Mazzigno al posto di Romario, 2-1 per il Brasile. Ancora primo tempo. Un difensore che gioca al posto di... Mamma mia, si è mai vista questa cosa. Ci giochiamo la vita. Nel caso si mette male, dica che bagga. Gol! Mamma mia, gol! 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 Non lo so chi ha segnato. Forse ha segnato lui, il numero 10. Sconfiggi le tenebre. Che gol! Chi ha segnato? Non ho visto chi ha segnato. Un numero 10, l'idolo. Chi è l'idolo? Mamma mia. L'idolo, signori, chi ha segnato? Mozer. Mamma mia, Mozer, il numero 10 meritava il gol dopo le prestazioni al top degli ultimi, mamma mia, degli ultimi match. Dica Mazinga, no, no, Mozer. 3-1. Marco 89 per ora ha preso. Fabri, me lo sento che vinci il mondiale perché hai fatto arrivare il freddo siberiano. Forza, sta fioccando in questo momento, ottimo. Mozer, senti tifosi, Mozer. 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 Mozer, i tifosi inneggiano a Mozer che si emoziona e perde palla. Oh, ma chi è? Maron, non ce la fa proprio sto Mazzini. Maron, vedo lui. Ha recuperato Ronaldo, mister. Fallo. Ha recuperato Ronaldo? Avevi preso il 3-1 e stiamo 3-1. Fermi, fermi, Mozer. Ma si segna su scarzatore, Mazzini. Vabbè, tiri giusto per falla finire così, mori. Lo stadio è una bolgia, ce l'ho sul tetto del mondo. Oh, siamo a un passo dai quarti di finale, non è mai successo. Oh, passala. Non ci emoziona. A boh, sì, a chi tirate? Allora, Kruskarz. Buona. No, calcio d'angolo, vabbè, fa niente, dai. C'è una falla finire così, lo spero. Quanti punti vale? Uno. Mannaccia, Maron, in bro, ma che... Improta, ma che facciamo? Ma state zitto un po', 65esimo, ma che cazzo? Maronna, mi guaglio però, Improta. E ne puoi fare un po' che cazzo tu, Impro? Ya. No! Improta. Roca parata. C'è andata una nuova. Maronna, mi signori, mamma mia. 13 minuti alla fine. 13 minuti alla fine. Oguro ad acquista. Ma da su scarpare, sto Mazinga non scarpare. 84. Ma Mazinho, ma cazzo. Gol! Mazinho! Oh, signori, Mazinho! Che castagne! Che castagne, Mazinho di sinistro! Mazinho! Mamma mia, Mazinho! Gesù, Gesù, che gol che ha fatto Mazinho, oh. Ma come... Ma io, ma come non me ne ha, ma chi si ca? Ancora lui, numero 6, addirittura... Dunga! Mister Aprea, ancora decisivo!
Grande Mazinga, 4-2, signori Brasili, incredibile. Apre la porta dei quarti per la prima volta qui a Rio de Janeiro. Anche Simona si era chiamata il gol di Mazzigno. Nessuno ha preso, secondo me, 4-2. Mazzigno X. Don Fischer esce scontento. Stiamo facendo cose belle, rimaniamo umili per i quarti di finale. Mamma mia, signori. C'ero la prossima falla valere 4 punti. Mo' vediamo, dipende dalla partita. Mamma mia, 4-1, signori. Che match. Argentina-Colombia, vince la Colombia. Brasile-Belgio. Brasile-Belgio. Mamma mia. Grande Pasquale. Classifica aggiornata. In prota 5 punti. Guido. Matti-Napoli 4 punti. Alex Aprea, mannaggia, Adrian Dex e Morgan. Jason Az 3 punti. Andrea 2 punti. Titone 2 punti. E il resto a 1 punto. Aperte le scommesse. Brasile-Belgio, vai. Scommesse aperte. Vai signori, questo è il nostro mondiale. Questo è il nostro mondiale. Ma ci fa una sigaretta, io sono troppo teso. Ci siamo, porco Diaz. Ragazzi, vi ricordo che possono scommettere solo gli abbonati. Quindi se avete Amazon Prime, abbonatevi gratis. Se non ce l'avete, fatevelo. E un mese gratis su Amazon è tutto gratis. Quindi abbonatevi, non costa niente per giocare con noi. Vi ricordo che chi indovina più risultati esatti vince un premio di 5 euro di buono Amazon. Cerone prova da emulare Sarri fumando al bordo campo. Mister, le devo dare una brutta notizia, da poco devo andare al lavoro. Non si preoccupi Alex. Cercheremo di cercare un secondo allenatore. Su con le scommesse. Puoi nominare un secondo allenatore, Alex, se vuoi. Ronaldo ha recuperato. Romario infortunato. Ragazzi, per la prima volta gioco. Eh? Nevica! Fermi tutti, ragazzi, nevica! Aspetta, sta nevicando, vai giù! Oer! Come nevica? Vista! Ragazzi, nevica! Aspetta! Dai, bravo! Ma. Mamma mia, sta nevicando, vai giù, poco, vero? Ho visto. Nevica a Mugnano, nevica qui in Brasile, signori, nevica in Brasile, aspettavo di più in realtà, eh. Nevica qui in Brasile, qua c'è la testa di oggi, là. Nevica qui in Brasile, da ieri. No, so, ieri non nevicavo. Ah, ma aspettavo mai neve. Vabbè, comunque. Io metterei Ronaldo. Creiamo. Ah? Allora, Ronaldo al posto di Romario, per forza. Non hanno mai giocato insieme. Fiducia a Ronaldo. Ronaldo al posto di Romario, sì. Una coppia, Bebeto Ronaldo, hanno sempre fatto la staffetta. Insieme non hanno mai giocato. Non ci avevamo mai pensato, nemmeno il mister Aprea. Perché Romario è infortunato un po', capito? Mister, la sala l'ultima iniziativa dell'allenatore del Belgio. Porta tutti i suoi ragazzi in discoteca prima della partita per calare l'ansia.
Anche noi, se per questo ci andiamo tutte le sere in discoteca, non solo il peggio. Ditemi quando le cose sono chiuse, eh? Ditemi quando sono chiuse. Mister, sfoderi la sua arma smagliante, cioè le tenebre, prova a domarle e sarà suo alleato, grandissimo. Steph lo sa bene che chiusissime le scommesse. Steph cazzo sa benissimo che le tenebre sono, possono essere usate come un'arma. Intanto si è spinta la sigaretta fatta malissimo da me prima. Ah. Quanti ne siamo in diretta? Mi dispiace per Romario, però. Addirittura Steph cazzo come sostituto? Ci può stare. Accettiamo la scommessa di Andrea, che oggi si è impegnato molto per abbonarsi a questo canale e gli dobbiamo un favore. Accettiamo in prota. Sii attento alle avversità. 96 persone in diretta. Ottimo. Ottimo. Accettata la scommessa sul finale di Andrea. La sigaretta si è spenta, segno che dobbiamo iniziare. Signori, siamo ai quarti di finale per la prima volta. Brasile e Belgio. Il Belgio è una squadra difficile, ma noi siamo più forti. Dai, dai, dai. Luis Oliveira, Enzo Scifo, Michael Predom. Non so, questo è per i grandi intenditori di calcio. Belgio cattivo. No. Vai subito in attacco il Brasile, fa capire di che pasta siamo fatti. Subito pericoloso il Brasile, forza. Quanto dura un abbonamento? Un mese. Mamma mia, il numero 10 pericoloso. Come si chiama il numero 10? Oh. Mamma mia, Taffarel spettacolare. La partita quanto vale? 2 punti. Mamma mia, Bebeto. Bomba! Bebeto e Ronaldo stanno prendendo le misure. Sfrutta il palleggio rovente. No! Cambiamo fascia. Troppo lento il numero 11. Assedio brasiliano. Ruba palla. No! Che cosa? Dove cazzo sta quello? No. No, vabbè. Va bene. Attento all'angolo. Tirato malissimo. Troppo lento l'11. Non so chi è l'11, troppo lento. Troppo lento il numero 11. Apre e segna. No! Mamma mia, errore in difesa, non ci puoi mettermi più. Troppo lento l'11. Chi cazzo è l'11? Aspetta, devo vedere chi è l'11. Bebeto. Faccio entrare Romario. No, faccio entrare Romario, me ne fotto. Faccio entrare Romario. Infortunato è buono. Meglio. No, Romario è morto. No. No, ho fatto uscire. Chi ha già fatto uscire? Gesù, ho sbagliato. Ho fatto uscire Ronaldo. Se ho fatto uscire Ronaldo abbiamo compromesso il match. Abbiamo compromesso il match. Spero di non aver fatto questo errore. No, ha già fatto uscire Is. Ho fatto uscire lui.
Se ho fatto uscire Ronaldo, va giù. Devo contare su Romario, mamma mia, va giù. Che errore che ho fatto. Fallo, mamma mia, me l'hanno infortunato. No. Rigore! No. Erroraccio tecnico del mister, mamma mia. Non lo so se ho fatto uscire lui, eh. Aspetta. Fammi vedere la formazione. No, no, no. No, 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 no. Ah, si può cambiare anche tattica durante la partita, eh. Grandi scoperte, vai, grandi scoperte, dai. Espulso, chi è espulso? Chi è espulso? Chi è stato espulso? Silva. Mannaccia Maronna, non fa niente. Non fa niente, raga. Non fa niente. Noi siamo diavoli. Noi siamo diavoli, giocheremo con un uomo in meno. È un Romario infortunato. Vai, 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 Romario, come fuori! Vai, 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 vai! Gol! Mo cacchi da morto, gol! Con un uomo in meno! Con un uomo in meno! Romario, con una coscia sola! Romario, con una gamba sola! Romario, con una gamba sola! Sostituzioni, chi aveva detto erroraccio del mister? Voglio tutti i giornalisti sulla gogna. No. Chi aveva detto errore? Chi ha detto errore del mister? Chi ha detto errore del mister? Voglio i giornalisti sulla gogna. Ma non lo col. Voglio i giornalisti sulla gogna. No. I giornalisti li voglio sul piatto. Sul piatto. Io. Il xmatom. Passa, passa mucca a mamma, passa. Ho i giornalisti sul piatto. Passo il numero 3, inaffidabile. Oh! Inaffidabile il numero 3, Alex. No! No, mamma mia, Oliveira, che bucchin! Non perdiamo la concentrazione. Supplementari, supplementari, mannaccia Maron, supplementari, chi ha pigliato a bulletto? Supplementari. No, no, mamma mia, l'ha già fatto, lo dovevo fare. Mamma mia, 9, ragazzi, stiamo giocando in 9, stiamo giocando in 9, ragazzi. C'è un miracolo. Miracolo, in 9. I rigori, voglio tutti i rigori, chiamatevi rigori. Chiamatevi rigori, mannaggia, cambio modulo. Ferma! No, non si può cagliare. Non si può cagliare. No! Mamma mia, mamma mia. Non si può cagliare. No, no, mamma mia che si ha mangiato Oliveira, mamma mia che si ha mangiato. Tutti dietro. Mamma mia, quarti di finale. No, oggi per. Mamma mia, vai giù. Gesù, Gesù. Arbitro corrotto che non fa cambiare il modulo. No, non cambia. Cerone non cambia. Me la gioco. Mannaccia, Maron, Maron, Maron. Mamma mia, che quarti, che spettacolo. Mamma mia, chi è su 10? Maroni, chi è? Mamma mia, chi è che lo riesce? Chi è che lo riesce? Mamma mia, il 9! Il 9, il 9! Il 9! Non sbaglia! Mannaccia Maroni, il 9 sto giocando! Il 9! Rigori! Maronna mi, Maron, rigori!
Rigori, Wagyu, vi prego, parate per me. Parate per me. Gol, gol. Vi prego. Vi prego, Wagyu. Vi prego, vi prego. Wagyu, vi prego. Gol, gol, vi prego, Wagyu, vi prego, pregate per me. Pregate per me per la semifinale, vi prego. Vi prego, Wagyu, vi prego. Vi prego, Wagyu. Gol, vi prego, Wagyu, vi prego. Fate che sbaglia il rigore, vi prego, Wagyu, fate che sbaglia il rigore. Vi prego, Wagyu, vi prego. Vi prego, vi prego. Vi prego, Wagyu. No, già maronna bucchina, vi prego, Wagyu. Vi prego, Wagyu, ya, vi prego. Via! Taffarella blocca! Taffarella blocca! Vi prego, Wagyu. Mannaggia maronna, no, Mario! Ma perché? Maronna mi Wagyu, un mondiale bellissimo. No, un mondiale bellissimo. No ragazzi, non meritavamo. Non meritavamo, Wagyu. Abbiamo giocato in 9, abbiamo creato azioni da gol in 9, Canzavide. Canzavide. Non si ha idea, Wagyu. Grazie Volter, no Wagyu, non meritavo. Cerone, ho preso l'1-1, sono volato a 7 punti. È stata una partita epica, di un mondiale epico. Vi rendete conto che noi siamo usciti imbattuti da questo mondiale? Imbattuti. Comunque giocando a questo gioco si migliora, eh. Più giochi più migliori, più hai nervi saldi più migliori. Rispetto a ieri... Guarda, io lo rifarei un altro mondiale, non so voi, ma io lo rifarei ancora un altro, perché signori miei, qua siamo in una forma spettacolare, secondo me. Partita assurda, e Brasile resiste stoicamente in 9 eliminazioni che brucia. Mamma mia, Wagyu. Purtroppo Improta non ce la fa più a segnare i punti. Quindi se non gioca Improta, se non c'è Improta a segnare, c'è qualcuno... Grazie Alex, grazie al mister... Al mister Alex Aprea, che con i suoi consigli ce la fai in Brota, ce la fai a farne un altro. Ce la fai. Grande in Brota, se in Brota ce la fa. Vogliamo fare un rapido sondaggio per essere. Io lo voglio fare. Voglio fare un rapido sondaggio. Chi lo fa? Io voglio fare un altro mondiale perché ci credo. Oggi ci credo, eh. Salutiamo Aprea intanto, applausi a mister Aprea. Sondaggione. Intanto vediamo chi vince questo mondiale mentre fate il sondaggio. Guarda là, vai, Italia-Belgio. Afes con limone, come mai non si è abbonato a questo canale? Ti chiedo, chiedo. Chiedo per un amico. Intanto il Belgio vince come al solito immeritatamente. No, con le scommesse, Andrea. Sud Corea-Italia. Per la terza e quarto posto. Finale Romania-Belgio. Ho la fissa occupata. Ah, scusa, ho la sabba occupata.
Sondaggio sta arrivando. Il Belgio perde il mondiale, vaffanculo. Chiedo per un amico con il limone. Ecco Simona, ecco Simona. Sondaggio è altro mondiale, sì o no? Porca puttana, voglio, porca puttana, porca puttana. Che pomeriggio focoso. Facciamo un mondiale senza indovina risultato, ce lo godiamo di più. Tanto abbiamo già fatto molte partite per il gioco, ci sta da dare la... Ma secondo me vi divertite di più se scommettete, eh? No, non cambio. Signori, Cerone non cambia squadra. Signori, Cerone è brasiliano e non cambia. Cerone non cambia. No, io voglio scommettere, voglio che voi scommettete perché ci divertiamo. E poi c'è un premio in palio che deve essere consegnato. No, non prendo l'Italia, ragazzi. Jake Hill ha la possibilità di raggiungere. Mi vuoi far vedere un po' la classifica? Comunque in prota ha un'abilità in donare i risultati esatti che soltanto Daniele, perché Daniele sta dormendo ancora. Quando Daniele dorme, i topi ballano, gli in prota ballano. No, non prendo l'Italia, ragazzi. E non prendo nemmeno... Se Sasi non ce la fa, andiamo col gioco allora. Sì, se Sasi ce la fa. Ciao Antonia. Belgio. No, 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 io non cambio squadra. È inutile che fate. In agagna squadra, vedi. Io sono brasiliano. Non esiste. No, ma quale Inghilterra? Papà. Allora, io sono rodato. La classifica è quella, vedi? In prota. In prota primo posto. Guido secondo. Alex Aprea. Mannaggia Adrian terzo. Foglia, Andrea, Titone, quarto. Sono a 3 punti. Posso fare il sorpasso. Bene. Guarda, le prossime partite varranno... La prima partita varrà subito 2 punti. Subito. Salve Maffe, chiedo per un amico. Il tuo Prime dov'è? Chiedo per un amico con limone, come ha detto prima nei commenti. Vai, senza sondaggio, dormono i moderatori. Aspetta, c'è Simona che lo sta facendo. No, no, no. C'è Simona che lo sta facendo, ma giusto per essere democratici, eh. Su 94 spettatori almeno 50 voci ci devono stare. Ovvero, almeno 50 voti su 94 spettatori, facciamoli, dai. Simona sa per fare il sondaggio. Non si cambia la via vecchia per la via nuova, i brasiliani vogliono il rinnovo del contratto. I brasiliani mi vogliono sulla panchina e io non tradisco i brasiliani che mi hanno cresciuto in questo gioco. Cerone non sputa sul piatto su cui ha mangiato. Cerone non sputa. Cerone rimane in Brasile, rimane a Rio de Janeiro, la sua panchina è salda, il sondaggio è attivo, votate, votate, vogliamo 50 voti su questo sondaggio. Sef Katz, qual è la frase? Votare è un diritto e un dovere. Io mi ammocco una polpetta intanto mentre votate. Polpetta.
Fagliù, mi sono aiutato a buccare poco una puppetta. E da poco a Flora. Allora, votate no come se fosse il referendum ad Accapardo, spunta solo nei commenti. Allora, com'è finito il sondaggio? Fatemelo sapere, a volo. Siamo caldi? Parlatemi del caso caduto casito, votate il sondaggio. E già, mia, 59 sì. Vabbè, abbiamo ottenuto... Allora, mi è uscito, ragazzi, un rutto marziano. Ragazzi, non sono rutto. 21 sì, 14 no. No, questo dice 59 sì. Ah, 59%. 59%. Wow, ha fatto l'acido. Ma serio, ho fatto l'acido. Ah. 21 sì, 14 no. Già, mia. Ma quanti pochi voti, vero? Ma che maron. È uscito un bambino. 21 voti sì e 15 voti no. Vabbè, comunque siamo quasi là, eh. Cioè, non è più un 81%. Anche da voi nevica. È un poco qui a via nevica. Allora, e vabbè, si capiva che era una percentuale, che era la percentuale la mia. E non l'avevo capito. No, visto che il pubblico non è più un 81% netto come prima. Comunque, sondaggio finito, le percentuali. Tengi creature fuori un balcone con slittine, parole forti. Allora, percentuale del sondaggio 58%, 50% è poco, però significa che la metà non vuole giocare. Quindi che facciamo? La metà non vuole giocare, l'altra metà vuole giocare. Non so se far vincere il 58%. Finiamolo così. In che senso? Finire senza giocare? Si gioca. Sono indeciso, perché stiamo giocando da oggi, però io già sto molto in forma. Però non so, magari vi scocciate che sto giocando da 3 ore. Ah, io nato mondiale lo facessi, come va? Assalto al mondiale, fa troppo male come è finito. A me piace questa cosa, perché voglio... La chat si è abbuffata la wallera, come dipende da me? Per me voglio si può giocare. Ultimo mondiale. Dai, facciamoci l'ultimo mondiale, l'ultimo, dai, l'ultimo. Porco zio, forza, Bolivia. Giochiamo, dai, ultimo mondiale, dai. Che dopo non possiamo gridare più, perché andiamo incontro alla notte, dai. Che non possiamo gridare, gol. Dai, velocemente, vai. Bolivia-Brasile, dai. A volo. Dai, che siamo carichi, siamo rodati, forza, scommettete veloce. Vai, Bolivia-Brasile, vai. Apri le scommesse, Bolivia-Brasile, mi raccomando. No, non rifaccio il sondaggio. Vai, scommesse aperte, forza. Romario in panchina non esiste proprio. Romario al posto di Ronaldo. Bebeto sulla fascia. Poi Ronaldo entra al secondo. Ah no, scusa, faccio Bebeto in panchina. Oramai il mondiale ha capitato con Bebeto, si va avanti, Quindi Ronaldo gioca dal primo minuto. E Romario a fianco suo. Vai, voglio che spezzo. Mi spezzo, devo portare questo mondiale a casa. Bolivia-Brasile, l'ho detto più volte, ragazzi. Guido, Bolivia-Brasile. Ricordo che possono scommettere solo gli abbonati, Forza, dai. Ma non lo so, in prota, prima ho vinto 2-0 se non sbaglio, quindi potresti prenderla questa bolletta. Il Capard nazionale dice 2-0. Comunque non avevo mai giocato tutto questo tempo a Senzi Polso. Cioè, è la prima volta che giochiamo così tanto, Ed è bello perché più giochi più impari. E devo dire che siamo migliorati tantissimo. Abbiamo fatto quanti mondiali abbiamo fatto? Io 4. Il primo è stato brutto, ma a un certo punto alla terza partita si è ruotato tutto così. No, dico alla gente che vota così 2-0 Brasile, che gioca fuori casa, non li prendo le scommesse. Bravo, dovete scrivere 1-0, 0-2, 1-4, 3-1, che ste. La partita è Bolivia-Brasile. Quindi voglio, non si accettano capre. Questo è il quarto mondiale. Pensavo di più, Guido. E chi si ricorda dove sono uscito? Vabbè, questo l'ultimo è stato quello là più semi, quello là dei quarti di finale,
o semifinale, lo sono arrivati. Quarti di finale. Madonna, mi sogno la semifinale. Sogno la semifinale. Scommesse chiuse. Vai, si gioca. Contro la Bolivia, che ormai è diventata una squadra, diciamo, abbordabile, anche se non bisogna mai sottovalutarla, perché c'ha sempre Caratuvaz. Vabbè, la FIFA oramai ci prova, maglia verde, campo verde, vabbè, la FIFA ci prova. Sì, Dominic, io me lo ricordo bene questa cosa. Concentrati, Gol! Romario. Con tutta la mimetizzazione dei boliviani, Romario si infila e segna. Replay del gol di prima. Stesso gol di prima. Abbiamo capito come mamma segna chi? Sì. Gol centrale con effetto. Pubblico euforico per il rinnovo del contratto di Cerrone. I tifosi mi vogliono. Bolivia camaleontico. Si inizia subito bene, dai. Ma vai, riprovaci. Riprova lo stesso tiro, ma questa volta è meno fortunato. Ma seriamente, no? Ma che ve ne fate di FIFA? Oh, fallo! Che ve ne fate? Oh, Manni mo magisce dato. Buonasera, Manni. Attenzione, Manni si sveglia prima di Daniele. Oh. Fallo. Fallo, Moccacchi Denworth. Fallo. Arbitro degli ami falle. Oh, Bolivia fallosissima. E che chi tempo? Avevo castighe, ma la castighe a certo caso. Basta, chiudiamo questa partita. Chiudiamo questa partita con questi scemi che mi fanno i falli. Mi fanno i falli, voglio. Vanno cercata a Cocru. Romario, vai. Ah, vanno cercata a Cocru, aspetta. Sei l'unico su Twitch che porta sensibile socce nel mondo. Addirittura non credo. Non credo. Non credo. A chi hai dato fiducia? C'è qualche infortunato secondo me. No. Facciamo entrare Bebeto? Facciamo entrare Bebeto? Bebeto al posto di Ronaldo come tradizione. Ah, grazie, 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 Impro. Mi hai dato fiducia. Ti prometto il 2-0. Eccolo. Stava arrivando. Ronaldo è carico. Bebeto, scusa. Guarda Bebeto. Bebeto! È caldo! 2-0 per Improta. Per il grande Improta. Capo bookmakers. Capo dei bookmakers. Ora speriamo che finisca così Improta. Non lo so però, che non mi posso permettere di avere la Bolivia sotto al... Mamma mia, numero 10 e numero 1, Il numero 10 è numero 1. Ma come si chiama Scozia? È buono. Lancio lungo. Madonna, chi si guarda come corre? Oh, vabbè, vedo quando parte dalla panchina Mena è inesorabile. Prova il tiro. Se fai un altro gol va bene. Ecco perché, scusa, quando hai scommesso? Oh. E te lo faccio, Impro, basta dirlo. Impro, basta che me lo dici. E te lo faccio subito. Improta, dimmi tre numeri che mi bagaglio qua, dice Sabaco. Ah, basta che non prende nessuno. Ah, ok, a posto allora, Improta, basta. Ma la Bolivia 3-0, frate, la vittoria ha giocato di vacca la faccia. Possiamo tentare anche nuove giocate. Nuovi tiri. Fagli fare un gol che questa vale due punti a chiappa Improta. Non posso fare irregolarità, mi squalificherebbero.
grande tiro. Fa il quarto, può essere. Ma provo nuove tecniche. Guarda là, calcio d'angolo insidioso. Oh. Oh. No, in gioco poi fa un culo a chi si qua. Ah, verità. Che tengo un coppo cazzo. Qui. Aspetta. Il bosso sull'orecchio ti ha dato. Se zanzare, mamma mia. Un poco cattivo. Puoi vedere come gioco? Sì, sì, sì. Oh. Presidente della SNAI monitora la partita degli spalti. Dagli spalti. Ah, sì. Mamma ha detto ok. Ok, vai. C'è Cristiano come ospite. Oh! Rete! Caparat! Ma hai visto quel tiro che pazzari? Oh, chi è questo? 3-0. Si vede il cambiamento mentale, il Brasile inizia a giocare bene. Il 3 sono io, Cristian. Ho vinto 3-0. Doppietta di Romario, gol di Bebeto. Come hai fatto? Vai maestro, distrailo. No, Guidus. Questo è il mio mondiale. Nessuno vince, quindi in prota rimane saldamente al comando. Si prevedono grasse risate dal maestro. No, perché io non farò mai. No, signori, non esatto, no. Questo è il mio mondiale. E nessuno me lo scammerà. Tralalero tralala. Allora, commento tecnico affidato al maestro. Allora, andiamo avanti. La seconda partita è contro l'Olanda, non si scherza. E te le due cuori se credete. Thank you for subscribing in my channel. Ovviamente questi cuori. Steph Dries. Sera Cerrone. Steph Dries. Cristiano, questo è un mondiale importante, lo sai, questo è un gioco per i grandi. Già te l'ho detto, questo è un gioco per i grandi. No, questo... dopo. Penso Mario a Mario. Ah, dopo sì, a Mario sicuramente. Dopo a Mario sicuramente, perché c'è una sostituzione. 10 minuti, Steph Dries, sesto mese con noi. Buonasera Steph, grazie mille della risab. 10 minuti di recupero. Io conosco Steph. Lo conosco Steph. Sì. Ma qua hanno messo due punti. Ah, ok, quindi puoi salutarla Steph, che è quello là che vedi tu. Ciao Steph, quale? Quello che vedi tu nei video, Steph, è quello, no? Salutalo. Ciao Steph. Steph, ti saluta. Ti vedo sempre, lo sai? Ieri sera, prima quando mamma mi ha messo il concesso di poter vedere i cartoni che ho visto a te. Quando mamma ti ha messo il concesso? Quando potevo giocare. La concessione? Che mamma ti dà la concessione, diciamo, per andare un po' su internet ogni tanto. Che sennò tu ci vai troppo, Ti saluta Steph, ti ha detto ciao bello. Steph, vuoi mandare un cuoricino a Cristian che ti segue sempre? Te lo mando. Una concessione speciale. Allora, ci siamo. Polpetta selvaggia. Hai mangiato le polpette intanto? Hai mangiato le polpette? Sì, ma cosa non così? Vabbè, cosa hai mangiato? Non sto scrivendo la cosa a Steph. Lo scrive no, te la puoi dire. Steph, comunque lo sai che vedevo sempre a te. No, lo sa, lo sa. Guarda, anche un lì ho messo 4-4-4, 2 paio di 2. Puoi dire scommesse aperte intanto, puoi dire scommesse aperte. Scommesse aperte. Scommesse aperte, signori. 5-5-4-4-4-2-2-2-2-3-4-2-2-2. Tanti cuori per Steph. Per te, per Steph, insomma. Ma uno speciale. Uno speciale? Questo. Non toccare la TV. Una presente di viola e di giallo. Speciale? Gesù, avevo sentito quando mamma mi ha messo sul cesso a vedere i cartoni. No. Questa storia di outlet bagni mano non sta sfuggendo di mano. Allora. Risata di ciucciuetto, la vera maestra. Allora,
Brasile-Olanda, scommettiamo e... Ragazzi, le tre due cose si crede che sto cadendo. Parole forti. Metti una bottiglia là, cadu l'acqua dentro. Metal ha donato 2 euro. Non rischiate di allagare. Dammi un bacio Simo. Non mi dato Metal ha donato 2 euro. Ma... C'è la canzone sotto di Metal, aspetta, che noi non la sentiamo. Aspetta, sentiamo la canzone, la canzone. Aspetta un attimo. Voglio sentire lui. Voglio sentire lui. Pazzito intanto il maestro. Ballo artistico regalato da Metal. Intanto diciamo che il maestro non è la persona più adatta. Più adatta, diciamo, adatta ai balli, ma non come secondo allenatore davanti a Cerrone. Prima di un match così importante, diciamolo. Allora. Maestro l'erede di Roberto Bolle. Allora Cristian, mo c'è una partita molto seria, mo voglio il massimo silenzio da parte tua, perché questa è una partita serissima, Brasile-Olanda, ok? Allora faccio il tipo per te. Fai il tipo per te. Ho capito, il tipo per te. Anzi, ha detto Cristian, fai il tipo per me, quindi fate tutti il tipo per me. Maestro cheerleader, vai, Brasile contro la Olanda. Io ho detto benissimo. Dai, siediti bene. Se continuare in modo, ti posso dire. Ok. Senza parlare. Siamo tutti dei tipi. Vai, vai, si gioca. Mi raccomando, silenzio massimo. Tutti votate per... Mettete like potenti. I like potenti. Ok? Mettete i youtuber. Massimo silenzio, D'accordo. Massimo silenzio. Non è silenzio. Ma quello ha segnato l'Olanda, tu hai sul. Che detto? Ha segnato l'Olanda, tu hai sul. Non stavo votando a te. Ma quello, scusa, è sul che segna la squadra che sta giocando contro a me. Non stavo sultando allora. Sicuro? Sì. Ma lei che tifi per l'Olanda, scusa? No. Sicuro? Sì. Ma tifi per me? Sì. Ma allora, no, devi quando io segno, devi, no? Quando. Allora, se no scusa. Io sono i gialli, chi sei? Non lo so. Ah, lo sai. Numeri del maestro in chat. Non ce l'hai il numero, se no? Oh, si è fatto male sui debiti.
Gol! 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 Grande Cristian! Vai Cristian, aspetta, devo giocare! Gol! Gol! Vai Cristian, abbiamo segnato! No! Grande! Esultanza composta. Qui, silenzio, stiamo giocando ancora. Esultanza magistrale, no? Vai da fare questi lanci. Ma da fare questi lanci a me però, eh? L'ho detto già tante volte. Oh! Come fate a fare questi lanci in merda a me? Non mi fate fare questi lanci che non si gioca così. Ok, passaggio al portiere. Oh! Non ci vada Turk. Si andò per puppe. Allora lancio lungo, vai. Oh! Non ho cioccolata perché oggi ho mangiato tutto. Oggi capito? Ho detto che non ho cioccolata perché oggi ho mangiato tutto. Quindi la cioccolata, ok, vai. Bravo, però non passare se proprio dici davanti a... Dopo il mister si concede una cagata. Mi concede una cagata. Sì, mister, ci fumiamo la sigaretta insieme. Beh, chissà, che bravo, sta segnando lo là. Cosa? Passa la coppetta. Sicuro? Ah, esatto. Anzi, ti piace il puppetto? No, sto togliendo la puppetta qua. Ecco, se... Come guarda, che fai del puppetto? Che fai? Non si fa le puppette. La nonna le fa le puppette, no? Allora, scaccolata tattica del maestro. Dopo i palleggi di ieri, oggi scaccolata magica. Intanto minacce di Flora. Aspetta. Minacce di Flora. Oh! 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 Ma allora nonna ci fate sia Bebeto, ragazzi, ricordatemi l'entrata di Bebeto però, che cazzo! Mi manca Prea! Oh! Ma guarda che parata sto maron! Caccola in fuorigioco! Il maestro tipa per tutti, esulta per tutti, uomo di grande sport e umiltà e umanità. Allora facendo la sia Bebeto al posto di Zigno infortunato, che tarandello. Doppia sostituzione, voglio Zigno infortunato. Guarda questo. Che hai detto? Ho detto vai, fa questo. Ah, perché con la cosa in bocca andavo a capire. Allora aspetta. Doppia sostituzione, voglio. Faccio uscire Zigno e faccio entrare Riccardo, che non ha mai guardato. Allora. Maestro, può salutare Simona? Ciao Simona. Ok. Sono le fanze, capito? Le fanze tue. Le fanze tue. Allora. Le fanze tue. Eh? Le fanze. No, le fans, no le fans, che è le fans? Le fans. Le fans tue, maestro. Sai che sono le fans? No. Ma te lo dico io? Maron. Le fans sono quelle che ti seguono, che fanno il tipo per te. Oh! Ma vai! Il tipo per te. No, ero io. Giallo sono io. Ah, è il tuo quello? Sì. No, quello verde, quello che non ci sono i cattivi, gli avversari, insomma. Ah, quello blu! Quello blu, aspetta. No, ma lui il suo blu. Quelli gialli sono io e quelli bianchi sono loro. Grande lancio intanto. 1-1, ragazzi. 1-1, dai, pareggio con l'Olanda non è male. 1-1, Frank De Boer
e Roma del Paris Saint-Germain de Beur 1-1. Non so chi ha preso la bolletta. Ci siamo. Nessuno vince. Allora, Brasile-Olanda 1-1, 4 punti. Prossima partita. Andiamo. Che sarà? Ah, doppio ci sarà. Doppio. Ma che fanno già c'è? Maestro, si lavi e si scaccoli, dicono. Tra il verde e il giallo, il maestro vede blu, che è grande. Allora, ok, mi fumo una sigaretta perché Jay Killa va a cagare. Ok, vai. Fumiamo. È vero, va a fare cacca. Mi fumo una sigaretta. Non ti dice va a fare la cacca, sì, hai ragione, non ho sbagliato io. Allora, maestro. Come faglio? Ti siedi un attimo qua, maestro, che vado a fare un attimo una sigaretta. Sì. Siedi qua. Per ora faccio vedere un po'. Dico delle domande. Fai delle domande al pubblico, che siano domande, diciamo, pertinenti riguardanti la situazione di Draghi e della politica italiana in questo momento. Quello che Draghi, fa. Come parli? Draghi. Cosa sono i Draghi? I Draghi, lo sai, parla un po' di Draghi, va. Ma i Draghi no. E parla di, non so. E parlo io, e tu io. Vieni, allora, una gallina fa 6 uova. Due la a terra, due le mettiamo nel frigorifero e due le mangiamo. Quante ne rimangono? Non dirlo, mamma. No. Chissà, ma questo già me l'ha detto a me questa cosa. E però volevo dire alla mamma. Alla madre? E però non dico. No, non dico. Perché? No. Ma potete stare un po' fermi che devo leggere una cosa? Ah, ah. Leggi veloce, vista. Che hai detto? Leggi veloce. Ok, più atto, ok. Allora. Fermatevi un po' che devo leggere una cosa. Che hanno mandato mo'. Cosa hanno mandato? Non fare uova. Non fare uova. Gallo non fare uova. Ah, il gallo. Dov'è, Cristian? Perché? Perché hanno capito. Perché il gallo non fare uova. E devi dire un'altra. Ok. Dire un'altra. Il drago fa le uova o no? Latch at e potete stare un attimo fermi che ho le cose che devo leggere la parola. Anzi, potete stare un attimo fermi, però mamma mia, che lo sta dicendo pure mai. Allora tu stai mandando, hanno mandato un sacco di cuori speciali verdi, gialli e viola. Un sacco. Allora, per ora hanno mandato 10. 10 cuori. 10 cuori. 10 cuori. Senti, ma vuoi salutare Marti Napoli che ti vuole bene, di saluta se Marti Napoli. Hanno preso anche 10 cuori normali. Un cuore normale. Un cuore o viola. Chissà, ma tu la rende puoi fare dai. Cuori speciali dentro a dei cuori viola. Mamma. Dico da grande che vuoi fare l'ingegnere, vuoi fare. Guarda quanti cuori speciali! Mamma mia. Mario Garofalo l'ha mandato. Mamma, quanti cuori cavolo fare? Garofalo. Non lo so dire bene, ok? Dico allora da grande che vuoi fare lo streamer, le live oppure l'ingegnere. Non lo so. Meglio l'ingegnere. Non lo so. Quanto hanno mandato solo cuori speciali! Ma quanti cuori? Per tutte le live hanno mandato un sacco di cuori speciali, solo quelli speciali e poi i cuori normali, viola. Sono per pure i gatti, guarda i gatti. Ah, vero? No, sono cari quelli. Senti, ma fai tipo per me che devo giocare. Sono cari. Sono cari. Cari, cuori speciali, regali, i cuori. Guarda. Gatti con gli occhiali. Altri gatti con gli occhiali delle uova, mi segno con le
dentro. Fai il tifo per me, mo in questa partita importante che devo giocare. Ciao! Ehi! Ciao! Sabato, sabato, sabato 5. Sabato 5. Sabato 5. Sabato 5, cosa significa? K2, capito? Cosa significa sabato 5? Mi sei tutto che tu fatti la cappa. Un sacco di fatti! Mi sei tutto che tu fatti la cappa. Chi è mandato? Cacci tua, io. Chi è mandato questi fatti che tu fai un po' di con le mani così? Poi vuoi fare il tifo per me, mo? Sì, ah! Ma come si può fare? Oggi ho parlato, fatti la cappa tu, chi ci sei in diretta? Cacci tua, però mi manco fatti la cappa tu, perché di solito qua ci metti l'asciugamano e la roba doccia. Ho Florga. Florga ha portato la cappa tu, cosa? Però non mi piace. E cosa? Dicevo, dopo le bimbe di Conte e le bimbe di Cristian, vai, ci siamo. In prota, come sta con le. Però, Cristian, una cosa. Però, una cosa, Cristian, mo. Io dovrei fumare. Puoi andare un attimo di là, perché solo che devo fumare un attimo, eh? E poi dopo gioco, va bene? Ok. E vai, eh? Dove sei? Non lo so. Sotto la busta, ti ho scoperto le telecom. No, che devo fumare un attimo, eh? Ti devi chiamare quando... Chiamo io. Allora, sto aspettando in prota, perciò che mi fumo una sigaretta, eh? E poi sta crisi, cioè, un po' si fuma sta crisi, è meglio. Vabbè, comunque ci siamo, dai. È il nostro ultimo... Ah, eccolo qua, chi lo ha già fatto? Chi lo ha? Andiamo a fare le scommesse, così mentre fumo scommettete. La prossima partita dovrebbe essere... Dovrebbe essere Colombia-Brasile o Brasile-Colombia, non lo so, ma vediamo un po'. Vediamo un po'. Intanto l'Olanda comanda il girone. Ci potremmo permettere anche la sconfitta con la Colombia, ma non perderemo. Ci qualificheremo lo stesso. Andiamo a vedere qual è. Grecia-Spagna, Norvegia-Repubblica. Brasile-Colombia, vai. Brasile-Colombia. Quanti ne siamo in diretta? Aspettiamo J. Killua che apre le scommesse. Il mio cuore tra le mani per il maestro, grandissimo. Bolivia calda in campo. No, è Brasile-Colombia. 84 spettatori. Oggi abbiamo mantenuto anche una bella media, col Mondialone. Ci siamo. Ci siamo e siamo caldi. Ultimamente che ci sa? Sei venuto? Serve un'app. Ma lì con su cosa, eh, amore? Lì con su cosa? Su cosa? Sta picciata oggi, lì. Comunque, che stai dicendo? Ah, scommettono solo gli abbonati, ve lo ricordo sempre. Crea incandescenti, Domi. Benito, purtroppo mi dispiace, ma solo abbonati stanno facendo, perché hai in prota che non può gestire tutte le scommesse. Comunque ragazzi, mi sa che questa cosa delle... Dominic, tu ricordamela sempre quella cosa, la proviamo stasera, che noi ci siamo allungati col Mondialone, diciamo, per il tuo pomeriggio. Però abbiamo variato, però, stiamo variando malamente. E questo Mondiale è molto concentrato. Bando agli entusiasmi, qua stiamo facendo... Ah, i miei giocatori in campo saranno incandescenti, sì. Con la Colombia, ragazzi, io comunque sono imbattuto da due partite. Non mi ricordo le ultime partite con la Colombia come sono state. Secondo me non l'ho mai battuta. Chi si ricorda se ho battuto la Colombia? Pareggi, pareggi. Pareggi. Ah. Sì, ho tutto segnato, ce l'ho. Grande, Dominic. Stasera proviamo tutto. Stasera proviamo tutto. Vittoria di 3-1. L'ultimo ho vinto io 3-1 in pro, o era? La Colombia. Ci immagniamo i colombiani. In Dimena ci ho fatto 3-0 la Colombia e non mi ricordo. Me la dovevi ricordare una cosa del genere. Qua dimmi qua, il Cerone è migliorato, eh. Ma quando acchiappavi 5 palloni, io pigliavi 5 palloni la Colombia. Comunque questo gioco è tutta pratica. È tutta pratica e tattica. Negli ottavi. No, però ma che stai dicendo fra? Io che picchio la Colombia negli ottavi 3-1. No. Sabato confermi, mi ricordo. Ma poi quando mai ho preso la Colombia negli ottavi? La Colombia del quinto girone, sai c'è? Ma Fabrizio!
del secondo mondialone. Penso che ora vorresti iniziare a provare quelle con i soldi finti. Dominic, non lo so perché doppio, oggi dico doppio, voglio. Comunque, ma perché dico doppio? Stavo Crusiam. Che è successo? Ci mangiamo a Fabio Colombiano. Non lo so perché dopo, per esempio, volesse fare solo una doccia, più non so quando, volesse fare una doccia. Casomai Flore e Cristian giocano un po' a Mario. Casomai dopo, volesse fare una bella doccia, ragazzi. E poi forse una cagata. Scommesse chiuse. Rico, no, questi aneddoti li lascio per la notte. Aneddoti di come l'esperienza di Milano, eh. Ah, io ieri ce n'avevo uno. Fatemelo ricordare, quando praticamente aspetta. Ah, quando Sormo mi lasciava in due negozi suoi la merceria di detersivi. C'ho dei racconti lì, c'ho dei racconti di. C'ho dei grandi racconti là, eh. Stavo accennando ieri sera, poi mi ho detto a pazziare. Sì, Dominic, te lo faccio una scorreggia, dammi il tempo di produrla. Allora faccio una cosa e inizio a cercare i giochi che dobbiamo provare con i soldi finti. Bravissimo Dominic, bravissimo, ci portiamo avanti. No, guarda che ieri ha giocato il maestro, kill. Ah, ieri ha fatto pazziare, Non immagini per quanto tempo ho riso, stavo guidando e mi sono dovuto fermare. Dimmi, ho fatto in Milano, Rico. Fatti Milano, quando io scappai dal call center a gambe levate. Qua io facevo coppa a chi lo racconta, ci facessero un film. C'è una scena, io che scappavo inutilmente. Io scappavo da me stesso là, eh. Da quella vita milanese, malinese, che non mi apparteneva. Ah, io vado verso il racconto, lo regalo a Flora, quei 20 minuti nella civiltà. Le pezze tu, Rico, vai, ci siamo. Brasile Colombia, vai. Oh, non mi fa. Zigno infortunato, non fa niente. Faccio entrare Rai, vai, che non è buono proprio. Ragazzi, fatemi ricordare che dopo devo far entrare. Devo far entrare coso là, eh. Lo devo recuperare il racconto, sì, Jay, per forza. Sì, Maro, bellissimo, l'ho fatto ascoltare anche mia sorella e ridevamo come due cretini. Grazie, Rico. Quella diretta del call center sta sicuro su YouTube. Ha trovato il pezzo e salvato negli archivi. Eh sì. Ci vorrebbe uno tipo Masi. Masi che faceva quegli highlights su YouTube. Su YouTube si potrebbero fare quegli highlights. Ci vorrebbe qualcuno di buon cuore. Che quando si rivede le differite. Chi è che tra di voi si rivede sempre le differite? Perché poi non ci vuole niente. Se voi vi rivedete le differite, non ci vuole niente a scrivere i pezzi. Da 2.30 a 5 racconto call center, eh? Lo faceva Fabio Masi, non mi ricordo come. Se qualcuno di voi si vede, chi è che si vede le differite su YouTube? Chi di voi? Alessandro Masi.